Buon pomeriggio a tutti gli amici, tutti i telespettatori di Club Napoli All News, puntata di, non di antivigile, perché Napoli insomma affronterà la Roma domenica prossima allo stadio Diego Armando Maradona in una sfida che si preannuncia, come vedete dal titolo, capitale in tutti i sensi, sia perché affrontiamo la Roma, sia perché è una sfida di importanza capitale. Il Napoli ha incrementato il proprio bottino, il proprio margine nei confronti della seconda, che resta il Milan, ma non più a meno 9, bensì a meno 12, quindi incrementando anche quello che è, insomma, quello che era il vantaggio prima della sosta, una sosta che aveva come dire, alimentato una serie di interrogativi sulla possibilità che Napoli riprendesse lì da dove aveva lasciato, cioè con le vittorie, cioè con il dominio del campionato. La battuta d'arresto al Meazza contro l'Inter aveva lasciato presagire qualche spiraglio per le inseguitrici, invece poi nelle successive partite è tutto sfumato, anzi il Napoli ha accelerato, il Milan è crollato perdendo punti, prendendo un punto dopo l'altro, pari interno con la Roma, pari al Via del Mare contro il Lecce, rovinosa caduta, rovinoso crollo all'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri, nel mezzo anche la scoppola rimediata dai cugini dell'Inter, un netto 3-0, Inter che a sua volta poi ha perso la gara interna contro il sorprendente Empoli di Paolo Zanetti, quindi tutti i risultati favorevoli a Napoli, classifica rimescolata, arriva la Roma che incredibilmente, almeno per quanto si era visto nella prima parte del campionato, prima appunto della sosta per i campionati del mondo, incredibilmente la Roma è lì insieme alle milanesi. Coppie, le due romane e l'Inter sono appaiate a 13 distanze da Napoli, il Milan un gradino più sopra, ma sono tutte lì. Parleremo di questo, parleremo della sfida, chiaramente appunto sfida capitale alla Roma di domenica allo stadio Diego Armando Maradona. Lo faremo con gli ospiti che verranno, ma lo farò soprattutto con Paolo Serra. Ciao buonasera, Paolo. Buonasera a tutti, ciao Gennaro. Bentrovati, ci eravamo lasciati in estate, in canottiera, sì, vero, ci siamo ritrovati col cappotto. Allora Paolo, sfida alla Roma, dopo vedremo anche una serie di grafiche che hai preparato per analizzare, sì, un po' tatticamente la gara. Una Roma che arriva al Maradona forte di una serie di risultati utili consecutivi, di un tentativo almeno abbozzato di cambiare un po' il proprio modo di fare calcio, no? Che sia diventata una squadra garibaldina votata all'attacco, però ad esempio nell'ultima gara di La Spezia contro gli spezzini, contro gli aquilotti bianconeri, abbiamo visto qualcosina, un tentativo da parte della Roma di fare un po' più gioco. Il recupero di Dybala chiaramente è stato per loro fondamentale, se ne sta giovando anche Tammy Abraham, che è tornato, insomma, quello della passata stagione, nelle ultime gare è stato decisivo. Sembra che probabilmente recupererà Lorenzo Pellegrini, il capitano, per la sfida di Napoli. Insomma, una sfida che si preannuncia calda, importante. La Roma nelle ultime stagioni a Napoli ha anche fatto dei buoni risultati, quindi attenzione, che sfida ti aspetti? Poi c'è Mourinho che quando incontra il Napoli, insomma, si esalta. Questo non ho capito perché, ma quando vede il Napoli... Mi piacciono le grandi sfide, si esalta ancora di più. Sì, è una partita importante questa del Napoli, un altro test importante, sì, da superare, perché incontriamo una Roma rinfrancata dagli ultimi risultati, se non sbaglio arriva da 3-4 vittorie consecutive, sì, una Roma che ha ritrovato, a dire la verità non l'aveva mai persa, la solidità difensiva, perché sì, la Roma, sì, la conosciamo, la Roma è una squadra che gioca, diciamo così, dietro la linea della palla e poi punta sulle transizioni, sulle ripartenze. Questo è il calcio di Mourinho. Quindi ecco, questo è un test difficile, come dicevo, per il Napoli, un'altra prova importante da superare, però questa squadra, parlo del Napoli, quando la vedi giocare dà una percezione di avere il totale controllo della partita e di fare dell'avversario quello che vuole, sì. Quindi a me questa impressione l'ha data soprattutto con la Salernitana, perché era una partita complicata, il Napoli non segnava, il gol annullato, insomma la Salernitana tutta rintanata, come starà secondo me anche la Roma rintanata nella metà campo, però il Napoli dava sempre l'impressione di avere il controllo, di poter segnare il dominio della partita e di fare di voler segnare quando voleva, insomma. E questo mi ha impressionato, ecco, proprio con la Salernitana ho avuto la percezione di della forza del Napoli, esatto.
Sì, un Napoli, la vittoria di Salerno, devo dire, ha colpito molti addetti ai lavori, molti tifosi del Napoli, proprio per la maturità che la squadra di Spalletti, rispetto ad una gara che si era, insomma, messa su dei binari un po' ostici, insomma, un po' fastidiosi, come dicevi, Salernitana tutta rintanata, il Napoli ha dato l'impressione, o meglio, più che l'impressione, era la realtà di non perdere la pazienza, di avere la consapevolezza che da un momento all'altro, o con un inserimento di un esterno d'attacco, o con un inserimento, come poi è stato, di un esterno basso come Giovanni Di Lorenzo, ritornato al gol, o con una fiammata di Osimhen, insomma, o con un tiro, una soluzione dalla media distanza, di poter poi bucare la difesa granata. Così è stato, poi all'inizio del secondo tempo, e dopo, è proprio con la Salernitana, tu parlavi delle grafiche, no? le sì. slide che se ho voi, preparato. Se voi ho preparato, secondo qualcosa. Me una di quelle soluzioni che Spalletti ha usato con la Salernitana potrebbe riproporle anche con la Roma. C'è dalla regia magari ecco qualche delle slide di cui parla Paolo riferite alla gara di Salerno, vediamo di se riusciamo a mandarle in onda appena le avremo, insomma, sì, quindi ecco qua, ecco qui il focus è incentrato sulla fase di possesso del Napoli. Spesso leggo sui giornali del calcio fluido, adesso si dice così, sì, si dice così. Che pratica il Napoli. In effetti è veramente un calcio totale, interscambiabile, perché in questa situazione di gioco, se puoi vedere anche tu, Gennaro, la posizione di Di Lorenzo, che è proprio vicino a Osimhen, classica posizione da seconda punta, è nella lunetta dell'area di rigore, posizione inusuale per un esterno basso, no? Perché solitamente anche un esterno basso offensivo va a attaccare, va in sovrapposizione, ma va sulla fascia, quindi non lo troviamo certamente vicino alla prima punta, quindi questo dà anche, diciamo così, è significativo di che qualità ha il giocatore, perché se non avesse qualità tecniche non lo puoi mettere sicuramente vicino alla punta. E infatti questa è la prima azione pericolosa che il Napoli ha sviluppato contro la Salernitana. Qui è in possesso, cioè, come possiamo vedere, la palla è tra i piedi di Elmas, e se contiamo i giocatori della Salernitana sono 10 calciatori dietro la linea della palla. E poi, non so se si vede lo schermo, voglio far notare adesso, per poi riproporla dopo, la posizione di Anguissa, si vede solo il piede, è l'ultimo in alto a destra, si vede solo il piede, non so se da casa riescono a vederle, ma lui sta in una posizione di centro, diciamo, destra, di centro destra. Diciamo si vede l'ombra, si vede l'ombra vicino all'ultimo giocatore della Salernitana. Esattamente, dopo poi vi dico perché faccio questa osservazione. Comunque in questo momento la palla è nei piedi di Elmas, con la classica catena Elmas, Mario Rui e Zielinski sulla sinistra. Ed Elmas che fa? Gli danno lo spazio per tentare un passaggio, palla addirittura per Di Lorenzo. Andiamo avanti con la è il primo gol annullato. Ecco, la palla è per Di Lorenzo che triangola con Osimhen, e che triangolazione, perché poi mette Osimhen davanti al portiere. Ecco, questa è presa in considerazione questa azione per far capire la qualità dei calciatori del Napoli, l'interscambiabilità, cioè Di Lorenzo in questo caso diventa una seconda punta, quindi agisce alle spalle di Osimhen, ripeto, inusuale per un esterno basso, quindi insomma la qualità anche di questo giocatore, che contro la Salernitana, a parte il gol, ha fatto una delle partite secondo me migliori. Più belle, sì, è stato perfetto sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Poi andiamo avanti, poi vediamo, ecco, il passaggio in profondità, diciamo la triangolazione, che non era neanche facile, di Lorenzo per Osimhen, e qui vabbè poi Osimhen trova una coordinazione in pochi metri, insomma, e mette la palla sul primo palo a proposito di Roma, ricorderà il gol dell'andata, infatti. Quindi questa è la prima azione pericolosa del Napoli contro la Salernitana. Andiamo a vedere la seconda invece azione, che è quella del gol. Una piccola digressione, questa degli terzini, chiamiamoli terzini alla vecchia maniera, che giocano dentro al campo, è una delle caratteristiche del Napoli di Spalletti, anche del City di Guardiola, ma del Napoli di Spalletti. Mario Rui, giusto per citare un dato, ha servito in quella posizione giocando dentro al campo, diciamo, 5-6 assist. Quella dei terzini dentro al campo è un'invenzione di Guardiola, poi riproposta da tanti allenatori, quando hai ovviamente terzini che hanno qualità, la qualità, lo puoi fare. Andiamo a vedere ora la seconda azione, dicevo di Anguissa.
perché questo giocatore a volte non si accorge, non ci accorgiamo guardando la partita, ma io proprio adesso soffermandomi a guardare le varie immagini, Anguissa giocava da interno destro, perché a sinistra c'è Zielinski, sì. Interno destro Anguissa, noi lo troviamo spesso in questa partita ad agire sulla sinistra, sì. Quindi lui ha anche una funzione, diciamo così, di tuttocampista, va a creare la superiorità numerica in varie zone del campo. Anche lui, con la grande qualità tecnica, crea scompiglio nella difesa della Salernitana, e infatti è lui l'assist man, autore dell'assist per Di Lorenzo. Andiamo a vedere qui. Lui da, prima l'abbiamo visto sul centrodestra, ora lo vediamo proprio in posizione... L'abbiamo immaginato sul centrodestra. Esatto, esatto. Ora lo vediamo proprio in posizione di esterno, di attaccante, sì. Esterno sinistro. Molto vicino alla linea, mentre Mario lui già sta andando Mario, verso... Esatto, questo è il classico movimento di rotazione della catena, dove... Anguissa entra col pallone, Mario Rui si sposta in orizzontale e dietro in copertura preventiva c'è Zielinski. Elmas che fa? Elmas che è un esterno sinistro, che ha giocato da esterno ragazzi, sinistro. Ragazzi, che fa Elmas? Va a mettersi vicino a Osimhen come seconda punta. Ah, ok, ancora in questa schermata, scusami, pensavo. Ecco qua, qua vediamo ancora. Questa è la seconda. Allora, in questo caso abbiamo visto Anguissa portava palla, poi sterza all'improvviso, corsa in orizzontale. Triangolazione interna per Mario Rui, guarda la posizione anche di Mario Rui, proprio dentro al campo, sì. Da centrocampista puro. Sì, sì. Triangolazione, questa è la classica triangolazione che si fa esterno, interno di centrocampo. Anguissa non è un esterno, ma in questo caso lo fa. Siamo a posizione, si porta due uomini. A ruoli invertiti. Interscambio di posizione. Anguissa sulla sinistra, Elmas passa al centro, Mario Rui si sposta e Zielinski sempre dietro in copertura. Per evitare le ripartenze. E stavolta vicino ad Osimhen c'è Elmas che tu esattamente. Esatto, quindi ecco qui l'interscambiabilità dei ruoli, questo è il calcio, diciamo, totale del Napoli, sì, che sta praticando. Sì. Corsa in orizzontale di Anguissa che cerca lo scambio con Mario Rui, quindi triangolazione interna, si porta due uomini dietro, va avanti Davide. Eccola qua la triangolazione verso la profondità. Qui c'è anche un errore chiaramente della difesa della Salernitana, perché non si marca così un giocatore, insomma, che cerca lo scambio. Esattamente. Addirittura poi Anguissa passa in mezzo ai due difensori della Salernitana. Quindi dicevamo triangolazione interna, vai avanti Davide. Momento del cross, vediamo come il Napoli riempie l'area di rigore. Perché Osimhen attacca il primo palo e ci sono due uomini su di lui. Sì. Elmas in posizione di centro area, quasi altezza di schetto, e Lozano pronto ad attaccare il secondo palo. Quindi tutta l'area coperta. Esatto. A ridosso poi, a rimorchio, c'è Di Lorenzo. Sì. Questa è praticamente la posizione che assume un centrocampista quando va ad attaccare la porta. Un vantaggio sul suo avversario. Esatto. Quindi nel caso esatto. Di questa è la palo. Posizione classica di un centrocampista che su cross dall'altra parte va ad attaccare la porta. In questo caso lo fa Di Lorenzo. Certo. Beh, avanti Davide. E qui c'è, come dicevo prima, ancora la qualità tecnica. Controllo di destro. E poi in pochi, non dico secondi, ma diciamo decimi di secondo, vai avanti ancora Davide. Guardiamo dove mette la palla Di Lorenzo, perché era veramente difficile piazzarla lì, dove c'erano due difensori della Salernitana, più il portiere sul primo palo, lui la piazza all'incrocio sotto la traversa. Insomma, tutto di destro. Voglio dire, guarda, questo fa di Di Lorenzo uno dei migliori attualmente terzini di Europa, se non forse il migliore. Forse il migliore, assolutamente sì. Tra l'altro mi viene da sorridere, perché è bello anche il Napoli, è bello anche da fermo, anche con questi, sì, perché poi con vediamo, questi fermo immagine, insomma, sì. Perché riesci già ad immaginare dalla postura del corpo, dalla posizione dei calciatori, dove potrebbe finire la palla. Insomma, un'organizzazione incredibile, come attaccano la porta l'anno scorso. Adesso però con i vari Insigne, Mertens, non si attaccava la porta in questo modo, perché secondo me anche per una struttura fisica diversa, sì, rispetto ai giocatori che attualmente ha il Napoli, perché Insigne, ecco, non, se va a attaccare il secondo palo fisicamente poi magari viene sovrastato, certo, dal giocatore avversario. Quindi sia Insigne che Mertens, forse più Insigne, tendevano a restare fuori area, sì, di, sì, rigore, sì, sì, l'abbiamo, sì, visto l'anno, sì, scorso, sì, infatti questo è stato uno, diciamo così, dei difetti del Napoli l'anno scorso, quando, sì, non segnava per quanto produceva in campo. Si può dire che il Napoli, per quello che dicevi, mi viene in mente, sulla scorta di quanto hai appena affermato, ricordo un Insigne sempre molto vicino
alla linea, molto defilato. Riferimento dell'Auto. Sì. Si può dire che il Napoli quest'anno gioca molto di più nella fase offensiva, chiaramente nell'area, nell'area delle avversarie, tant'è che i gol dalla distanza quest'anno sono pochini. Vero. Nella passata stagione erano uno dei dati determinanti. Ma noi l'anno scorso con Molaro andammo a decifrare proprio questo problema, perché il Napoli faceva tantissime azioni, segnava però molto poco. Sì. E andavamo a vedere il motivo perché il Napoli, perché parecchi attaccanti del Napoli non riempivano l'area di rigore come si doveva riempire. Vero. Sia Insigne che Mertens e anche Politano preferivano restare più fuori l'area di rigore, magari per aspettare una seconda palla e provare la conclusione dalla media distanza. Sì. Esatto. Quest'anno invece abbiamo visto anche all'inizio il riempimento totale dell'area di rigore, quindi si attacca in 5-6 giocatori. E quando calci da quella posizione è più probabile che si sfruttano poi i cross, cosa che non facevamo molto l'anno scorso, si sfruttano i cross dalle fasce per favorire anche questo grandissimo stacco che ha Osimhen, no? questa capacità che ha già descriveva all'inizio stagione dicendo di volerla potenziare molto. Altro dato che mi viene in mente, interessante questa chiacchierata anche in confronto al Napoli dell'anno scorso, il numero di legni colpito quest'anno si è praticamente azzerato. Questo secondo me è legato al fatto che Napoli calcia, hai detto di Di Lorenzo, chiaramente poi ci vuole la qualità dell'interprete, calcia da una posizione più ravvicinata rispetto alla porta avversaria, quindi le possibilità che il tiro che dalla media finisca sul palo nel tentativo di angolare molto la conclusione, perché si calcia da lontano non dando la possibilità al portiere di intervenire, adesso invece insomma magari quest'anno si tira e si fa sempre gol, l'anno scorso magari si prendeva, però si tira da più vicino, passami il termine, si tira da una distanza più di sicurezza, diciamo così. Andiamo a vedere allora l'altro gol del Napoli, il secondo gol del Napoli. Eccolo. Sempre Anguissa in posizione. Allora, questa volta Anguissa è sempre sull'auto sinistro, però non è sulla non gioca, diciamo, a ridosso della fascia, ma è più centrale. Eccolo, sì. Quindi è sempre lui che va a creare la superiorità numerica. È quello vicino a Villena, dovrebbe essere. Il numero 10 della Salernitana. Il numero 10 che è Villena, sì. Esatto. E in questo caso vediamo come la catena di sinistra sta cooperando: Elmas, Mario Rui, Zielinski. In questo caso è Elmas è il secondo gol del Napoli, sì. Elmas trasmette il pallone a Mario Rui, quindi retropassaggio, e poi va in profondità, cerca la triangolazione anche lui, no? Il Napoli cerca molto queste soluzioni, triangolazioni che consentono ai calciatori di entrare in area e di, diciamo così, penetrare la difesa avversaria. È una delle nove soluzioni che una squadra può adottare per cercare di superare la linea difensiva. Sono nove soluzioni. Sì. Okay. Magari poi te le elenco. Bene, sì, come no, sono curioso. Andiamo avanti. Retropassaggio di Elmas per Mario Rui, vai avanti, vai in profondità. Qui si accorge Elmas, l'intelligenza anche di questo calciatore. Sta frenando qui, guarda. Sì, sta frenando perché Mario Rui ha perso il tempo di dargli il pallone. Quindi lui sta andando. Linea di passaggio chiusa. La linea di passaggio chiusa. Quindi lui si accorge di magari anche di finire in fuorigioco. Quindi cosa fa? Frena contro movimento, ritorna indietro, guarda la posizione anche di Anguissa. In questo caso è spalle alla porta. Anche lui cerca magari di ricevere il pallone, però che cosa succede? Vai avanti. Guarda, Mario Rui qui ha tre soluzioni. Può scaricare al compagno di Provadinista, dovrebbe essere, non so, forse di più. Allora, sì, hai fatto una giustissima osservazione. Anguissa, ogni calciatore quando si gioca dovrebbe avere almeno 4-5 soluzioni a chi passare il pallone. Sì. In questo caso Mario Rui le ha 4-5. Sì. Quindi c'è anche Lobotka a sostegno. Eccolo, magari può anche esattamente. Lobotka ha una decina di metri, guarda, di spazio per avanzare, avrebbe esattamente avuto, anche quindi. Allora, in questo caso che cosa succede? Anguissa prima era fermo, ora sale verso il pallone, si porta l'avversario. Elmas contro movimento, vai avanti ancora. Mario Rui vede il contromovimento di Elmas, gli trasmette il pallone, vai avanti. Eccoci. Ecco, in questo caso, guarda, Anguissa sale e si porta l'avversario. Mario Rui scambia il pallone con Elmas e cerca la combinazione. Va verso il fondo, sì. Cerca la combinazione. Se vedi il difensore, quello che sta quasi girando della Salernitana, che cosa fa? Va a prendere la sovrapposizione di Mario Rui. Sì. Elmas, intelligentemente, cosa fa? Non gliela dà, ma si gira dall'altra parte. Vai avanti. Verso la porta.
Eccolo. Si gira, guarda, manda praticamente dall'altra parte due difensori della Salernitana, si gira, ha libertà di mirare la porta, che poi è sfortunato perché fa un bellissimo tiro, angolato, il palo, prende il palo e primo poi... Jeff, meno pali in realtà. Infatti, Osimhen è pronto a ribattere in rete. Ancora, volevo sottolineare la posizione di Anguissa, che da una parte all'altra va a creare la superiorità numerica, soprattutto quando incontri squadre che si chiudono in questo modo. Poi c'è l'ultima, ancora, slide, sì, la numero 4. Ecco, con la palla. Questo è il momento del gol di Osimhen. In questo caso c'era Lozano vicino a Osimhen. Sì, sì. In questo caso c'era Lozano. Sì. È l'ultima slide questa. No, c'è ancora un'altra, l'ultima ancora, ragazzi, questa anche, è anche interessante. Davide, l'ultima slide. Ci siamo. No, quattro, la quarta, vedi, ti ho mandato la quarta. Allora nel frattempo approfitto. Sì, perché sì. Osimhen nel frattempo la regia cerca l'ultima slide. Osimhen, gol contro la Juventus su respinta di Szczęsny dopo un gran tiro di Kvaratskhelia. Osimhen, gol contro la Salernitana dopo la respinta del palo. È un Osimhen che è diventato anche rapace. Infatti, insomma, molto molto opportunista. Sì. Molto opportunista, cosa che anche, ecco, l'anno scorso magari lo era un po' di meno, era più frenetico l'anno scorso, ha imparato a stare in posizione. Sì. Questo ecco, deriva anche da un po' di esperienza che sta, perché comunque ovvio. Parliamo di un ragazzo comunque ancora giovane. Certo, quindi, assolutamente. Andiamo, ecco assolutamente, la quarta slide. Ecco, un'altra azione pericolosa, in questo caso abbiamo sempre... Palla al professore Mario Rui. Ah, questa è un'altra, sembrava. Questa sembrava infatti uguale, perché è stata questa la soluzione che ha adottato Spalletti, no? Però c'è Elmas che sta rientrando, sta andando dietro, dovrebbe essere Ravigliena e non so. Allora, guarda, Anguissa questa volta riprende la posizione di esterno sinistro. Eccolo sulla linea praticamente, sì. Elmas va indietro, vedi, l'interscambiabilità. Ecco. Zielinski questa volta c'è lui che è la soluzione naturale poi. Esatto. Zielinski è la sua posizione naturale, questa volta è Zielinski la posizione di Elmas. Sì. Elmas che torna indietro e anche sa che va a fare l'esterno. Bene, quindi questa grande rotazione, no, dei calciatori del Napoli, che toglie punti di riferimento all'avversario. Vai avanti, palla a Mario Rui, vai avanti lui. Eccoci. Palla per Anguissa da posizione di esterno sinistro. Guarda, subito in sovrapposizione Zielinski. Anguissa non ci pensa due volte, mentre Lozano è nuovamente appaiato vicino a Osimhen. Esattamente. Vai avanti, Davide. Eccoci. Sovrapposizione interna di Zielinski, cross. Allora, qui sono tre giocatori contro due del Napoli. E vai avanti, nel momento del cross, qui c'è il colpo di testa in mezzo a due difensori della Salernitana, grandissima parata di Ochoa, e questa è la caratteristica di Osimhen, lui va a saltare in mezzo ai due centrali. Sì. Sì. È una caratteristica, non so se insomma lui lo fa in maniera naturale o studia o ha studiato, perché lui, se vai a rivedere tutti i gol di testa che ha fatto Osimhen, tutti i gol di testa li ha fatti perché ha saltato in mezzo ai due centrali. Perché se il primo non ti prende, quello che sta avanti a te, sei sicuro che il secondo che è alle spalle deve atterrarsi. E lui quando si infortunò contro l'Inter, si infortunò proprio perché Skriniar fece quel movimento all'indietro con la testa che era avanti a lui, quindi è una sua caratteristica. Lui va a saltare in mezzo ai due centrali e lo fa benissimo. Perché se andiamo a vedere i colpi di testa di Osimhen che ha segnato, sono tutti così, staccando in mezzo ai due centrali. Wow. Tra l'altro, mi veniva ulteriore annotazione: fossimo due giornalisti insomma, che si occupassero della Salernitana, avremmo visto anche tanti orrori da parte dei Granata. Ecco, però ne avrei fatti 5 alla Juventus, 4 alla Juve. Sì, no, ma infatti, ma Osimhen questa, quindi insomma, diciamo, questa soluzione di andare a saltare in mezzo a due centrali la fa praticamente. No, però è imprendibile. Spesso quando loro avevano tanti uomini anche in superiorità numerica rispetto agli azzurri, però poi alla fine oggi hanno difeso male, o il Napoli è stato molto bravo a deludere. Ci vuole precisione. È qui che c'è la qualità, c'è la qualità del giocatore, quando in inferiorità numerica riesce comunque a concludere. Staccare in mezzo ai due centrali, come tu dicevi, necessita anche di un servizio al bacio da parte del tuo compagno. Assolutamente. Altrimenti hai voglia a staccare, si ferma al primo difensore, intercetta. Assolutamente. Azione finita. Assolutamente. Lui fa benissimo la scelta del tempo di andare a saltare. Sì. Quindi... E sa che il compagno riesce a mettergliela lì. Esattamente. E anche il gol con la Juve,
sì, quel cross di Kvaratskhelia, sì, lui salta in mezzo ai due centrali, sì, quindi è una soluzione che lui adotta e lo fa anche bene perché poi segna sempre. Quindi... Assolutamente, assolutamente, quindi tante, tante soluzioni interessanti, lo dicevamo anche ad inizio stagione, insomma... uno dei punti di forza del Napoli è chiaramente mette in difficoltà le avversarie, è proprio la grande versatilità con la quale il Napoli riesce ad andare in porta e ne abbiamo insomma avuto un assaggio molto corposo, nonostante poi questa sia stata una partita dove il Napoli ha tirato meno, ha tirato rispetto, meno, esatto, quindi sì. Ne abbiamo viste soltanto alcune, però molto molto illuminanti, insomma, quindi un bel lavoro. Poi dopo continueremo a parlare e del Napoli, parleremo della Roma, poi c'è l'intervista a Rachmani rilasciata a Kiss Kiss Napoli, c'è la voce Brecalo, ne parleremo dopo. Per ora andiamo in pubblicità, breve al rientro, un piccolo break, al rientro avremo anche il primo ospite, anzi la prima ospite di questa puntata. Pubblicità. Di passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. Eccoci rientrati dopo un piccolissimo break pubblicitario, in attesa, nell'attesa di avere collegata con noi la prima ospite di quest'oggi. Andiamo a leggere un po' cosa ha detto Amir Rachmani ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. A tre giorni dal big match contro la Roma ha rilasciato un'intervista appunto a Kiss Kiss. Noi giochiamo sempre per i tre punti, anche se a volte non vanno, le cose non vanno bene, c'è da dire, quest'anno poche volte non è stato così. C'è stato così, cioè che non sono andate bene le cose. Ogni squadra ha un calo e spero che noi abbiamo già superato e che siamo tornati. Cali, Napoli, insomma, ci auguriamo. Se quello soltanto il Meazza, insomma, ci va bene così, insomma. L'infortunio ormai alle spalle, sì, ho avuto un infortunio bruttissimo, ma l'ho superato bene. C'era il rischio di non tornare bene, invece è andata meglio di quanto mi aspettassi. Dopo tutto il lavoro che ho fatto con lo staff, con dottori e fisioterapisti, sono stati tutti bravi, lo sono molto felice di essere tornato al meglio. Cosa si prova ad essere a più 12?
Beh, il segnale del fatto che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada e speriamo di continuare così. Secondo noi non abbiamo fatto ancora nulla, è ancora presto, vogliamo fare anche il girone di ritorno in maniera giusta. Saranno 19 finali, è quello lo spirito, sì, noi andiamo in campo sempre per i tre punti, ok, andiamo avanti, vediamo qualcosa di più interessante. Avete anche la miglior difesa del campionato. Prima abbiamo analizzato la capacità del Napoli di andare in porta, in rete, in più modi, ma il Napoli ha anche la miglior difesa, 14 reti subite, la Roma 16, quindi anche uno scontro tra le migliori difese del torneo. Sì, merito di tutta la squadra perché tutti attaccano e tutti difendono, non difendiamo soltanto noi difensori, ma la fase difensiva comincia dal pressing dei compagni attaccanti. Giustissimo. Poi quando va bene la squadra davanti è molto più facile anche per noi dietro. Com'è l'intesa con Kim? Lui è fortissimo, stiamo facendo bene insieme. Viene da un calcio molto diverso, per cui all'inizio abbiamo dovuto parlare molto e continuiamo a farlo. Ora è al punto più alto, sa cosa vuole il mister, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo difendere e come dobbiamo gestire la palla. Con la Roma altro sold out, sentite la presenza di quei 55.000? È molto bello quando lo stadio è pieno, ci sentiamo più forti e carichi insieme ai tifosi. Possiamo spingere di più e cercare sempre tre punti anche nei momenti di stanca. Che partita dobbiamo aspettarci? Penso sia una gara simile a quella di Salerno, sarà una gara simile a quella di Salerno, ma chiaramente la Roma ha molta più qualità, ha tanti calciatori forti. Forse sarà simile a un po' a quella con la Juventus, che anche i bianconeri restavano dietro a difendere e avevano uomini pericolosi. Noi dovremmo gestire bene la palla, non perderla e vedere di fare gol. Vorrei aggiungere una cosa, no? Sulle parole di Rachmani, quando dice giustamente la fase difensiva non è solo merito, certo, della difesa, ma di tutto, no? La squadra che va in campo, giustamente, perché poi il Napoli difende guardando in avanti, cioè il Napoli difende andando a pressare. La prima azione difensiva che fa il Napoli è quella di andare a pressare, certo, alto. È quella la prima azione difensiva che fa il Napoli. Poi nel momento in cui magari il Napoli, abbiamo visto prima dalle immagini, la squadra quando attacca sono quasi tutti oltre la metà campo avversaria, sì, no? Sì, quasi quei difensori. E sono anche tutti molto vicini. Questo è un concetto, un principio di gioco molto simile a quello che attuava Guardiola nel Barcellona, dove più i giocatori sono vicini, più i giocatori sono vicini tra di loro e vicini al pallone, più hanno la possibilità, nel momento in cui perdi palla, di attaccare l'avversario e riprenderla. Sì. La cosiddetta transizione negativa, cioè, sì, il passaggio dalla fase di possesso a quella di non possesso. Il Napoli la fa in modo molto molto veloce. Quando perde palla c'è subito un giocatore che va a attaccare l'avversario per riprendersela. Un po' stile, diciamo, Barcellona dei primi tempi di Guardiola, dove in qualsiasi zona di campo perdeva il pallone, subito due o tre calciatori attaccavano l'avversario per riconquistarla. Quindi è anche questo. E per fare questo, Gennaro, ci vuole la predisposizione mentale dei calciatori, quindi non è facile. Che magari un Zielinski, che non è abituato a fare un determinato lavoro, va a attaccare l'avversario, va a mordere le caviglie, o magari, non lo so, anche un Lozano, un Elmas. Ci vuole predisposizione mentale, significa che l'allenatore ha lavorato bene mentalmente sulla testa dei giocatori. Infatti lui dice, in un altro passaggio, dice: con Kim abbiamo parlato molto, continuiamo a farlo. Denota questo anche sulla scorta di quanto dicevi tu, grande intelligenza anche da parte del gruppo squadra e singolarmente, certo, dei giocatori, certo, calciatori. Poi nel reparto difensivo, soprattutto tra i due centrali, devono subito trovare l'intesa, perché devono trovare l'intesa per chi esce, per chi va a coprire, quindi certo, è fondamentale dialogare. Quindi iniziare a parlarsi, a capirsi anche con messaggi visivi, sì, e quindi essere coordinati, no, nell'uscire o nel ripiegare, sì, è fondamentale. Assolutamente sì. Poi gli chiedono dell'attacco, anche l'attacco sta facendo la differenza, diremmo, soprattutto abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con Fiorentina e Inter non ci siamo riusciti. È molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili della gara, quando siamo sotto pressione riescono sempre ad uscire con una bella giocata ed è per noi è più facile. Questa anche altra caratteristica del Napoli, grazie anche alle, scusami il gioco di parole, caratteristiche dei giocatori, perché Lobotka, che è il vertice basso, no, del centrocampo, il, sì, regista, sì, è un giocatore che quando lo vai a pressare difficilmente perde palla. Difficilmente perde palla, elude il pressing avversario, è un'arma, sì, in più che ha il Napoli, perché se lo vai a attaccare lui ha una forza nelle gambe, un cambio, sì, di direzione, va a destra, a sinistra, è imprevedibile, sì, quindi fa andare a vuoto il pressing avversario. Questa è un'altra importante arma che ha Spalletti grazie a Lobotka.
Lobotka ha quel caratteristico movimento a semicerchio che spesso utilizza per eludere il pressing avversario. Però il bello è che lui non sai mai dove va. Non sai mai dove va. Lui provava a farlo anche agli albori, nelle prime prestazioni, però era lento, perché appesantita, era lento. Sì. Per cui quando... Io ricordo che quando lui poi provava a fare quel movimento a semicerchio, evidentemente si accorgeva che l'avversario gli era subito addosso perché non riusciva a farlo velocemente e scaricava palla dietro, tanto che per un certo periodo a me è apparso che Lobotka fosse un giocatore abile tatticamente, ma che scaricasse sempre palla dietro. Invece quello era dovuto al fatto che non riusciva a completare con velocità quel movimento che poi invece abbiamo visto fare centinaia di volte, vero, in maniera rapidissima e veloce. Vero. Tanto da eludere l'avversario, come dicevi tu, riesce ad andare sia manda a vuoto il pressing, ma abbia le rotelle sotto, infatti sotto verissimo, verissimo. Ha una forza nelle gambe veramente notevole, perché non è facile fare quei cambi di direzione in uno spazio, assolutamente. Un piccolo spazio, diciamo così. Uno dei suicidi della Juventus al Maradona fu proprio quello di lasciare, io ero allo stadio, 10-12 metri in avanti alla Lobotka quando riceveva palla, che per me è stata da parte di Allegri un'ingenuità assoluta. Verissimo. Tanto che lui poteva tranquillamente fare quello che voleva ed è stata una delle chiavi del successo del Napoli. Spalletti, che messaggi vi manda? Torniamo alla comunicazione, che evidentemente è molto importante nel Napoli. Ci dice di essere tranquilli, di pensare partita dopo partita. Anche lui dice che è ancora molto presto, siamo solo a metà strada. Poi veniamo allo scontro contro la Roma. Come vivete lo scontro con due calciatori forti come Dybala e Abraham? Sappiamo che più abbiamo noi la palla e meglio sarà, altro segreto insomma quello di subire pochi gol e tenere molto la palla. Sì. Dovremo gestire il loro contropiede, avere massima attenzione quando perdiamo palla e loro ripartono. Tra l'altro c'è una cosa interessante, si è parlato spesso del calcio di Allegri. Tu prima parlavi di predisposizione, io sottolineavo l'intelligenza poi dei calciatori e l'applicazione per poter fare certe cose. Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli-Juventus, ma anche prima, riferendosi al gioco della Juventus, disse: a me piace il mio gioco, a me piace istruire i calciatori su cosa fare costantemente a seconda delle fasi della gara. È più facile fare quella roba lì, riferito al calcio della Juventus, dicendo tutti dietro la linea della palla, lucrare sugli eventuali errori degli avversari e provare a far gol. Ritorna il tema dell'applicazione dell'intelligenza, perché imparare quei movimenti, farli propri, quello del terzino che va all'interno, i movimenti che tu prima descrivevi durante le slide e di un Anghissà che va prima sulla linea dell'out, poi lo ritroviamo. Soprattutto Anghissà che poi da centrodestra va a centro, va dall'altra parte del campo, quindi è più complesso chiaramente fare quello, perché devi istruire i calciatori, loro devono essere predisposti. Dire andate in campo, mettetevi in questo modo, aspettate che loro sbaglino e colpiamoli in contropiede, insomma, è molto facile quella roba lì, come ha detto infatti. Tendete sempre voi a fare la partita, sì, ci piace essere più vicini possibile alla porta avversaria, ma molto dipende anche dai nostri avversari, appunto. Non sappiamo come giocheranno contro di noi le altre squadre, ma se noi gestiamo bene la palla, le altre squadre sono costrette ad abbassarsi. Ci credete all'obiettivo quarti di Champions League? Il Napoli non c'è mai arrivato. Ci crediamo perché siamo andati bene anche in Europa. Abbiamo chiuso il girone al primo posto e non era facile perché c'erano avversari forti. Speriamo di fare record anche in questa competizione. Ultime due sullo scudetto. Si può pronunciare quel la parola scudetto? Siamo a metà strada per lo scudetto. Certo che lo possiamo dire. Sorride, nota del redattore. Ne parlate nello spogliatoio dello scudetto? No, perché ci sono molte partite e pensiamo solo a prepararci. Non ci credo. Poi sappiamo che la strada è ancora lunga, ma sappiamo che se giochiamo come abbiamo fatto finora possiamo vincerle tutte, insomma. Quindi Rachmani molto... Un'altra arma, no? Parlavamo prima di difesa meno imbattuta del campionato, un'altra arma che ha il Napoli per non prendere gol è quella proprio del possesso palla, perché se tu hai... Ti interrompo perché abbiamo collegamento il primo ospite, anzi è la prima ospite di questa giornata, Delia Paciello di Radio Amore. Ciao Delia, ci sei? Naro, buonasera a tutti gli amici di ascolto. Eccola qui collegata con me, Paolo Serra. Ciao Delia. Buonasera Mario, ciao. Paolo. Ciao. Allora Delia, stavamo parlando, insomma, stiamo un po' magnificando il Napoli, abbiamo visto un po' di immagini della gara di Salerno, l'interscambiabilità dei ruoli tra i vari calciatori, abbiamo visto ad esempio anche Sam Mario Rui spostarsi costantemente dal centro del campo alla linea dell'out, centrodestra, centrosinistra, Di Lorenzo andare ad affiancare Osimhen nel ruolo andando a riempire l'area, non a caso poi Di Lorenzo va a siglare il gol che sblocca la gara. Insomma, un Napoli che ha una molteplicità di soluzioni offensive che stanno
poi facendo sì che Napoli abbia il migliore attacco del campionato e stia vincendo, insomma, abbia costruito poi quel margine enorme nei confronti delle avversarie. Assolutamente, sì. Sì, rispetto a quanto visto all'opera fino a questo momento, sia da parte del Napoli che da parte delle avversarie, credi che, senza abbassare la guardia, chiaramente, come si è sentito dire negli scorsi giorni, soltanto il Napoli può essere artefice negativo del suo destino, perdendo quello che sembra, insomma, aver in parte già conquistato, cioè la vittoria del campionato? Ecco, la pensi anche tu così o le insidie sono dietro l'angolo? Beh, Gennaro, siamo a 12 punti di vantaggio in questo momento dalla seconda, quindi è chiaro che è tutto nelle mani del Napoli, cioè se il Napoli veramente non fa grossi passi falsi può arrivare a un traguardo importante che manca appunto in questa città da tantissimo tempo, quindi mi aspetto che si mantenga calma e sangue freddo in questo momento, ma devo dire che poi Spalletti è anche bravissimo sotto questo aspetto, una cosa che mi fa tanto sorridere, che dico sempre, ecco, prendo come esempio il match con la Juventus, vinto 5-1 dal Napoli appunto al Maradona, e ad ogni gol degli azzurri Spalletti si disperava. Cioè, per me questa è una, io l'ho letta come una maniera di Spalletti di tenere i ragazzi, insomma, con i piedi per terra, ma dire attenzione perché non è finita. Infatti io ho chiesto al mister dopo la gara, cioè, ma mister, se facevano il sesto gol avresti pianto, perché a questo punto non si spiega. Questo è un aspetto importante di questo Napoli, perché a differenza del Napoli del passato ha sicuramente una grande forza tecnica e tattica, anche abbiamo, ecco, rispetto a Sarri, al Napoli bellissimo di Sarri abbiamo diverse soluzioni tattiche, come dicevi anche tu, c'è l'interscambiabilità degli interpreti. Abbiamo visto per esempio proprio nell'ultimo match, quello con la Salernitana, ecco come Di Lorenzo giocava da centrocampista ma addirittura da trequartista molto spesso, come sale insieme a Mario Rui e sì, tanto spesso mettono in difficoltà l'avversario che non sa cosa faranno, se si accentreranno Di Lorenzo e Mario Rui, se andranno sulle fasce, insomma ha una caratteristica diversa rispetto al Napoli di Sarri, che è quella dell'imprevedibilità e anche la possibilità appunto di proporre diverse soluzioni tattiche, però ci vuole sicuramente una mentalità vincente ed è questo che soprattutto sto vedendo in questo Napoli, un Napoli che anche quando perde sa reagire, ha perso una volta in campionato, quindi certo, voglio dire, però ha subito dato una reazione giusta, la batosta in con la Cremonese in Coppa Italia poteva magari far calare un po' di agostino, invece hanno reagito sempre con il piglio giusto. Ricordiamoci, il Napoli ha subito 3 sconfitte in questa stagione, una in Champions, una in campionato. In Champions però, diciamo, allora, era praticamente ineffluente perché il Napoli è comunque arrivato primo del girone, una in campionato con l'Inter dopo un periodo di pausa, quindi la forma atletica magari non era al top, e una con la Cremonese che forse è quella più preoccupante, però paradossalmente la sconfitta in Coppa Italia può essere una lezione per il campionato. Può dire ai ragazzi, attenzione, non è nulla scontato, attenzione, non è detto che con la Cremonese sia la strada sia spianata, no? Perché molto spesso poi nell'ambiente anche i tifosi facevano queste battute, proprio in quei giorni, no? Si era vinto con la Juventus, quindi l'umore era altissimo, si diceva la Juventus, però qui viene da 8 vittorie di fila, però ha vinto con la Cremonese. Alla fine il Napoli però con la Cremonese ha avuto qualche difficoltà, questo vuol dire che l'aspetto mentale al di là di quello tecnico e tattico è veramente importantissimo, è perché prendere sotto gamba una partita può fare la differenza. Allora ecco, per questo dico che è tutto nelle mani del Napoli, perché in questo momento il Napoli ha sicuramente il coltello nelle mani, se continuasse così, cioè la proiezione è quella di arrivare a 100 punti a fine stagione, sarebbe qualcosa di clamoroso, sarebbe un traguardo, soprattutto perché appunto abbiamo tanti punti di distacco dalle altre al momento, quindi se le proiezioni fossero queste sarebbe qualcosa di clamoroso. Detto questo, ecco, il Napoli deve fare veramente attenzione al futuro, non deve prendere nulla sotto gamba, specialmente quelle sfide che sulla carta sembrano abbordabili, facili, ma invece possono nascondere delle insidie, perché lo sappiamo, questo campionato è molto aperto, ecco, non è, ne abbiamo viste, no, di occasioni in cui Milan, Juve, Inter perdono punti con, tra virgolette, le piccole del campionato, con le squadre di bassa classifica. Napoli per ora invece sta
sta facendo questa differenza, sta prestando la giusta attenzione ad ogni gara e deve continuare a farlo. C'è Paolo che volevo dire proprio collegandomi a quello che stava dicendo Delia, la sconfitta con la Cremonese in Coppa Italia, sì, quella magari è una partita che può, ecco, servire da lezione, perché il Napoli quella secondo me l'ha affrontata in modo troppo presuntuoso, secondo me, mandando 10 giocatori che non avevano mai giocato insieme, 10 giocatori che non avevano mai neanche effettuato 90 minuti forse, c'era addirittura Berezinski che era la prima partita che faceva col Napoli, Gaetano aveva fatto solo scampo esagerato, troppo esagerato, ecco. Anche se poi 2-1 a 3 minuti dalla fine, lo so, però la partita l'ha indirizzata comunque in quella maniera lì, mentalmente in quella maniera, era una partita di sofferenza, magari facendo meno turnover magari quella partita la potevi chiudere prima. Ecco, questo è stato ecco un po' una, se vogliamo trovare poi il pelo nell'uovo, l'unica partita in cui secondo me c'è stato un errore, un po' di supponenza, esattamente, però poi parlavamo prima di mentalità, cioè, guardiamo le interviste, ascoltiamo le interviste dei calciatori, non ce n'è uno che non parla bene dell'allenatore. Certo, cioè, è un dato fondamentale. Questo è importantissimo, perché significa che c'è grande sintonia tra allenatore, calciatori, anche quelli che giocano di meno. Si percepisce, Delia, insomma questo è un aspetto che noi abbiamo modo di vedere anche quando assistiamo alle conferenze stampa di Spalletti, anche quelle europee, quando c'è il calciatore insomma che accompagna il mister, ma in generale si percepisce, si vede, no, questa sintonia piena tra il tecnico e i suoi ragazzi. Penso che l'armonia fra appunto proprio la squadra, quindi ciascun componente con il club anche, cioè l'equilibrio, sia un fattore fondamentale per ottenere i risultati anche in campo. Quindi ecco, quando ci sono pressioni nello spogliatoio lo si vede anche poi quando si gioca, e ecco, certo, perché è sicuramente importante, e sono certa che ci sia un buon rapporto fra Spalletti e calciatori in questo momento, perché ciascuno di loro quando va in campo fa il massimo, si mette a disposizione del mister, non, ecco, c'è stata forse in qualche momento qualche battuta. Cito per esempio il caso di Elmas, la battuta sui social, però sono cose che capitano in tutte le squadre e che abbiamo visto come sia stato risolto, perché anche Elmas insomma sta facendo prestazioni di altissimo livello quando viene chiamato in casa, anzi in causa, penso che sia uno di quelli che ha la media gol più alta nel Napoli, perché addirittura si parla di un Elmas titolare domenica contro la Roma al posto di Zielinski, perché comunque è un giocatore da tenere in grande considerazione. Nella gerarchia forse adesso, in questo momento, venga prima Elmas addirittura e poi Piotr Zielinski. A proposito di insidie, ne parlavi prima, accennavi prima alle insidie che sono dietro l'angolo, ci aspetta una sfida importante contro la Roma che praticamente ha raggiunto le milanesi e lì ad un punto dal Milan ha agguantato l'Inter insieme alla Lazio, straordinaria vittoria degli uomini di Sarri contro il Milan martedì scorso. Che Roma ti aspetti? Sembrerebbe una domanda banale, molto probabilmente vedendo tutte le uscite della Roma precedenti, una Roma che attende sicuramente. Si è visto però qualcosa insomma di nuovo, chiamiamolo così, ritorno di Dybala, quindi una Roma che riesce a creare un po' di più. Credi che il canovaccio sia quello visto finora da parte di Mourinho o proverà a fare qualcosa di diverso al Maradona? Io credo che se il Napoli gioca veloce come con i ritmi alti che ha, non ce n'è per nessuno. Sì. Beh, io ho visto che il Napoli ha più difficoltà proprio quando gioca lentamente, perché dà la possibilità agli avversari di interferire nel loro gioco. Se il Napoli invece gioca alla sua maniera, qualunque gioco fa l'avversario, insomma, c'è poco da fare, perché con i ritmi alti e con la capacità, ecco, proprio di capirsi tra i giocatori, no? Questa armonia perfetta, questi passaggi che precisi, che ecco, veramente sbagliano davvero poco fra di loro. Io credo che qualunque tattica possa usare Mourinho, non avranno scampo. Anche perché poi parlavamo prima, per il Napoli ci saranno sicuramente difficoltà. Detto questo, comunque non è una sfida da prendere sotto gamba, perché come dicevi tu c'è tanta insomma è un momento caldo per la Roma, c'è il ritorno di Dybala, c'è anche, ecco, la possibilità di arrivare al traguardo più alto, quindi si comincia a guardare al futuro con ottimismo. Più insomma ottimismo. È un momento, forse non è il momento migliore per affrontare la Roma, però Napoli può affrontare qui. Assolutamente sì, assolutamente. Discutevamo prima con Paolo che poi
sì, la Roma potrebbe provare qualcosa di diverso, ma le cose diverse non è che le improvvisi, o magari o hai un'impostazione che parte dall'inizio stagione per cui i calciatori memorizzano quel tipo di movimento, oppure continui a giocare in la, quello che ti piace. Speriamo che facciano esperimenti con noi, ci fa piacere. Magari li facessero. Ma non credo, perché alla fine Mourinho è un vecchio volpone, quindi farà la partita che deve fare, cioè lui sa che è più debole della Roma e che si affronta il Napoli a viso aperto, con la capacità, come dicevamo prima, sì, del Napoli di uscire dal pressing e quindi aprire spazio alle spalle, sì, sarebbe letale per la Roma. Quindi Mourinho giocherà come ha fatto sempre contro il Napoli, in 10 dietro la linea della palla. L'importante è riaggredirli quando loro prendono la palla, perché sono bravissimi ad andare in transizione. Negativa. Esattamente. Peraltro, se leggi, diciamo, i principi di Mourinho, lui dice testuali parole: oggi nel calcio l'aspetto più importante è la transizione. Quindi lui cura molto quell'aspetto tattico. Però il Napoli è bravo a fare pressing, fa pressing alto, bravo a recuperare palle. Io leggevo dei numeri tipo Lobotka in campionato, 7 palle perse, 121 recuperate. Ragazzi, abbiamo dei giocatori che quando sono in campo veramente sono... Insomma, io vedo le prestazioni dei singoli, hanno dei numeri veramente da record. Questo è un Napoli che è così, parliamo di coesione, di tattica, sicuramente c'è la mano di Spalletti, ma ecco, questo è un fattore mentale, perché vediamo quanto ciascuno di loro veramente ci creda al traguardo e stia concentrato verso l'obiettivo, quindi... io sono molto fiduciosa in questo Napoli, ed è per questo che, tornando proprio alla prima domanda, dico: è tutto nelle mani del Napoli. Assolutamente sì. Sì, va bene. Allora, hai chiuso il cerchio. Io so che devi scappare, insomma, mi hai detto oggi che hai altri impegni, quindi ti ringrazio per essere intervenuta, ti ringrazio veramente, mi aspetto di averti prossimamente, magari per commentare, chissà, perché no, un margine ancora più ampio di distanza tra il Napoli e le inseguitrici. Io mi accontenterei di mantenere questo per un po' di tempo. Ti saluto, Delia, grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie a tutti gli amici di Teleclub. Ciao Gennaro, ciao Mauro, ciao. Ciao Delia, Paolo comunque, Paolo. Paolo no, Mauro. Prima Mario, poi Mauro. Paolo. Non è tipico di, anche tipico di Delia. Sì, però insomma, ha ricalcato anche alcune cose che poi stavamo dicendo, riconquista palla alta, di aspetti che evidentemente sono molto, ormai molto, molto visibili, insomma, anche tu sei specializzato proprio, ti piace tantissimo, sei specializzato nella tattica, ma Napoli fa delle cose talmente bene che poi saltano all'occhio, ecco. Vero. E poi tu scendi nei dettagli, nei numeri, nelle slide e tutto il resto, ed è interessante poi andare a carpire i dettagli di quanto lavoro dietro quello che stiamo dicendo e quello che abbiamo visto. C'è tanto, tanto, bellissimo, tanto lavoro. Bellissimo, un grandissimo lavoro da parte di Spalletti. Devo dire che quando il Napoli si parlava, ecco, prima di Gattuso, di Spalletti sulla panchina del Napoli, non ero molto contento, dico la verità, parecchi, di Spalletti, perché con l'Inter mi aveva un po' deluso, vedevo che un allenatore che non si era evoluto, esatto, quando non si era evoluto Mourinho, sì, ecco, come anche Mourinho, alla fine un allenatore che non si è evoluto alla fine. Invece poi Spalletti, questi 2 anni di riposo lontani dai campi di calcio, ha avuto il tempo per studiare, per evolversi, sì. E abbiamo visto qui a Napoli uno Spalletti, almeno tatticamente, perché poi i suoi momenti caratterialmente ce l'ha, ma almeno tatticamente diverso dallo Spalletti di Milano. Assolutamente sì. Infatti tu dicevi... Quella era una squadra... Dicevi Mourinho vecchio volpone, giocherà nel modo in cui è più adatto a giocare contro il Napoli. Ma in realtà, più che vecchio volpone... Basta fare solo quello Mourinho, dai. Sì, sa fare mi ricollego all'evoluzione invece di Spalletti. Lui, sì, è vero. È un po' come Allegri, che sa fare solo... quindi, è vero, insomma, vero, sì, sì. Mourinho lo conosciamo, anche quando ha vinto il triplete con l'Inter. Con non Eto'o, famoso Eto'o. Esatto, Pande Van, che faceva l'esterno. Insomma, non è entusiasmato col suo calcio, quindi... Sono allenatori che rendono quando hanno una grande squadra. Esatto. Anche se poi negli ultimi anni lui le grandi squadre le ha avute, Mourinho, però e ha avuto poi via, arriva da 3 esoneri: Chelsea, Manchester United e se non sbaglio Tottenham. Ti dico una cosa, non so se sei d'accordo: l'avvento, l'esplosione dei social media, della
del digitale complessivamente ha dato la possibilità a moltissimi allenatori, anche che partono dal basso, di poter accedere al del materiale, al lavoro di altri grandissimi allenatori, che ha consentito e che ha accelerato la capacità di aggiornamento. Sì. Sì, anche io. E quindi non basta più, anche se hai tanti campioni, non basta più andare lì e lucrare sull'errore dell'avversario, perché le idee stanno prendendo, hanno preso già da un po' di anni il sopravvento nel calcio europeo. Penso ai Flick, penso al Klopp, che è stato una sorta di antesignano della scuola tedesca, della nuova scuola tedesca. Penso ai Tuchel, insomma, allenatori che allora, Guardiola, a 35-36 anni. Lo stesso insomma. Guardiola si è ispirato, se leggi il libro di Guardiola, si è ispirato ad Arrigo Sacchi. Aiutami a dire l'olandese, adesso mi viene il nome, mi sfugge. Van Gaal. L'altro prima, Cruyff. Ah, Cruyff, ok, Cruyff. Quindi si è ispirato. Certo. Però che cosa fa il grande allenatore? Copia, diciamo così, tra virgolette, però poi ci mette del suo. Assolutamente sì. Assolutamente. Però poi ci mette poi del trasferirli. Suo. Poi devi trasferirli, io posso vedermi quello il libro, che ha fatto Spalletti. È quello che ha fatto Spalletti, secondo me, da quando è arrivato al Napoli. Quei due anni lontano dai campi li ha messi a profitto. Per studiare, per evolversi. Cosa che non ha fatto Allegri. Perché Allegri è stato due anni lontano dai campi di calcio, l'abbiamo visto di nuovo sulla panchina della Juve, sempre praticare lo stesso calcio. Assolutamente sì, assolutamente. Quindi. Sì, anche se sì, assolutamente sì. Citavi prima l'interesse di Mourinho per il recupero palla, attenzione ai cadici, sì. Sempre per un aspetto tra virgolette difensivo, quindi comunque denota un'attitudine non per la costruzione, ma comunque allora lui, Mourinho che cosa dice? Prenderne meno. Io ricordo di aver letto qualcosa su Mourinho, lui che cosa dice? Ma dice una cosa giustissima, dice che il calcio moderno è velocità, sì. E quindi il passaggio tra la fase di non possesso e quella di possesso e viceversa, più veloce lo fai, meglio ovvio è. Quindi perché? Perché dall'altra parte tu incontri avversari, allenatori. Anche Delia prima diceva velocità, e Napoli se riesce a fare quelle cose esattamente. Velocemente. Quando Napoli gioca sotto ritmo diventa prevedibile. Certo, questo vale per tutti. La immagino. Velocità è uno dei parametri fondamentali del calcio, no? Però che cosa dice giustamente Mourinho? Ti ritrovi sempre un avversario molto preparato che ti studia, perché oggi con i match analyst ti studiano e quindi la velocità di passare da una fase all'altra è fondamentale, perché più veloce lo fai, più hai la possibilità di trovare l'avversario magari fuori posizione. Ovvio, che commette l'errore. Che anche se ti ha studiato, se tu rallenti l'azione, consente all'avversario di riposizionarsi. Quindi, assolutamente, sacrosanto. Cioè, alla fine, chiaro. Ecco, questo è il concetto di Mourinho, che poi non è, diciamo, solo il suo, però lui è la pietra filosofale. Esattamente. Ok, intanto chiacchierando piacevolmente, discorrendo di tattica, tecnica, eccetera, ce ne andiamo nuovamente in pubblicità. Secondo piccolissimo break, al rientro l'altro ospite, che poi ospite non è praticamente, è di casa qui a Club Napoli, e niente, pubblicità. Di passare la cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza. La controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto. Nessun ammanco di cassa. Teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni. 081 82 59 209. Risponde Professional System.
Tornati in studio, eccoci tornati in studio. Non so se abbiamo il nostro secondo ospite. Ce l'abbiamo, regia? Non ancora, non abbiamo ancora il nostro Alessandro Sacco. Vabbè, ve l'ho svelato, insomma, io già vi ho anticipato prima che definirlo ospite oramai già da un po' di tempo non è la definizione più appropriata, visto che è sempre con noi. Tanto parlavamo di qualche record del Napoli, qui c'è il girone d'andata del Napoli con 50 punti, unito alla difficoltà delle milanesi soprattutto negli ultimi turni, ha portato ad un nuovo record nella storia del campionato. Mai la capolista alla fine del girone d'andata aveva un margine di 12 punti sulla seconda. Il precedente record nell'era dei tre punti risale alla stagione 2005-2006, quando la Juventus chiuse con più 10 sull'Inter, ovviamente poi si laureò. La Juventus di Antonio Conte, anche se poi oggi... mi chiedevo insieme ad un collega, ovviamente Alessandro dice mi dovresti mandare il link per il collegamento, ve lo dico in diretta, insomma, quindi Alessandro pazienta un attimo, hai ragione. Chiedevo, chiacchierando con un collega, la Juventus si sta aprendo, insomma, il filone di indagine, meno 15 punti, leggendo le parole di Paolo Zigliani su Twitter, veramente verrà fuori tantissima roba, stipendi sospesi, proposta di pagare i calciatori, sospendergli 4 mensilità restituendogliene 3 nel biennio successivo, proposta a Cristiano Ronaldo di sospendere il pagamento dello stipendio per farglielo rientrare in un altro modo, sotto altra voce, quindi delle cose veramente... Bilanci truccati, probabilmente porteranno a ben altre conseguenze per la Juventus che non i semplici 15 punti che hanno tolto ai bianconeri in questo momento. In tutto questo ancora si deve esprimere la UEFA. Leggeremo poi la sentenza con tanta curiosità. Poi mi chiedo però cosa tra una retrocessione in B per Calciopoli e un'eventuale nuova situazione del genere. Adesso cosa significa come nuovi mi chiedo poi cosa significano quei 9 titoli in mezzo a 2, diciamo, punizioni dal punto di vista giudiziario. Veramente poi resto perplesso, cioè... questa è una mia considerazione. Bisogna vedere, perché se la Juventus... Intanto io mando il link alla Juventus si è iscritta al campionato truccando il bilancio, e allora, ecco, per esempio si parlava dello scudetto, insomma, di revoca dello scudetto, se non sbaglio, quello di quando Ancelotti allenava il Napoli ed è arrivato secondo, se non sbaglio, quell'anno lì, 2018, se non erro. Sì. È giusto, sì, revocare lo scudetto. Ah, si parlava prima, appunto, di prima lo citava bene, insomma, tu in il Napoli di Sarri, 91 punti. Ti sei iscritto al campionato, non potevi farlo, hai truccato un campionato, quindi oltretutto l'hai vinto, quindi va revocato lo scudetto, assolutamente. Sì, no, ma non lo dico perché il Napoli è arrivato secondo, assolutamente. No, ma non perché io facevo un ragionamento proprio di natura, veramente di natura generale. Mi chiedo una squadra, sì, ok, che si fregge di 9 titoli consecutivi, poi, insomma. In Italia una squadra viene retrocessa, poi vince 9 titoli consecutivi, poi viene probabilmente, potrebbe essere nuovamente retrocessa, in mezzo 9 titoli, cioè, veramente un'anomalia enorme che mi lascia perplesso e mi fa interrogare su cosa avviene poi nel calcio italiano. Vabbè, vedremo, sto anticipando poi troppo quello che secondo me verosimilmente potrebbe accadere. Abbiamo collegato Alessandro? Ce l'abbiamo, il nostro Alessandro Sacco, bentornato Ale. Gennaro, ciao. Eccolo Paolo, qua. Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Club Italia. Ovviamente scusami per... ti aspettavi chiaramente il link per il collegamento, ma io preso dalla chiacchierata dalla conversazione, insomma, con Paolo molto, molto interessante, avevo messo in secondo piano questo piccolo avessi dovuto collegarti con la magia probabilmente, insomma. Senti Ale, stavamo parlando, insomma, sembra quasi, a volte facciamo anche fatica, perché sembra una continua celebrazione del Napoli di Spalletti, la straordinarietà della fase offensiva, la migliore difesa. Proviamo a trovare un punto debole, qualcosa sul quale lavorare. Secondo te, dovessi individuare, non dico un punto debole, ma qualcosa che in questo momento chiaramente ti appare perfezionabile, Su cosa lavoreresti? Ecco, qualcosa per rendere il Napoli ancora più forte e poter, perché no, fare strada in Champions League, ad esempio. Ma la mia impressione è che questa squadra, ancora rispetto al periodo prima della sosta per i mondiali, non gioca ancora quel calcio super spettacolare
che abbiamo visto in campionato. Pensiamo al 4-0 con il Sassuolo, al 3-1 con Torino. Ecco, quel Napoli lì rasentava la perfezione nella manovra, quasi tutto i 90 minuti. Ecco, forse ancora manca quella perfezione che il Napoli trasmetteva. Nel 2023, fino adesso, l'unica partita dove si è visto questo è stato con la Juventus, e possiamo dire, se escludiamo gli ultimi 5 minuti del primo tempo, possiamo dire che con la Juve si è vista la squadra prima della sosta per i mondiali. Credo che ad oggi sia una squadra che stia più gestendo nei 90 minuti le energie, sapendo, tanto per dire, che una Sampdoria e con una Salernitana è sufficiente probabilmente tenere i ritmi bassi e sfruttare al meglio ogni minima occasione, rispetto a prima dove si cercava più lo spettacolo. Ecco, credo che possa essere questo il classico pelo nell'uovo di un Napoli che è nettamente primo, però potrebbe anche essere un punto a favore, perché vuol dire che è diventata una squadra matura che sa gestire i momenti, quelli più delicati. Ricordiamo che anche l'anno scorso di questi tempi Salernitana-Napoli poteva essere un copia e incolla di un Napoli-Empoli, un Napoli-Spezia, che se non la sbloccavi nei primi 15-20 minuti l'anno scorso il Napoli si innervosiva. Quest'anno invece, per fortuna, questo non accade, e anzi il Napoli sembra più tranquillo, e l'allenatore questo lo nota. Anzi, quando c'è da accelerare, i famosi 10 secondi con la Salernitana, che ha detto Zielinski nell'intervallo a Dazon, la squadra sa fare al momento opportuno. Quindi forse questo può essere il pelo nell'uovo, però credo che quando tu oggi c'hai una squadra che al momento allunga, ecco, noi prima durante la sosta dicevamo che il Napoli doveva tenere quel distacco, invece l'ha quasi raddoppiato. Assolutamente. E paradossalmente, assolutamente, credo che questo le avversarie non se lo aspettavano, che il Napoli le vinceva. Ale, ti interrompo un attimo, perché Paolo voleva farti una domanda. Volevo giustamente una considerazione su quello che diceva lui. Un po' dovrebbe andare. Sì, Paolo. Perché consideriamo però che c'è stata questa sosta, e che per chi stava andando bene la sosta è stata più un danno che altro, perché se tu vai male la sosta ti consente di riordinare le idee, insomma di ricompattarti e di riniziare, no? E cercare di fare meglio. Quando tu stai andando bene la sosta non è, diciamo così, non è salutare, sì. Anzi interrompe, no? Un po' quel fluido positivo, quell'atmosfera, quell'entusiasmo che si era creato. Quindi consideriamo anche questo aspetto qui. Quindi il Napoli da questa sosta è stato danneggiato, perché stava andando benissimo e la sosta non ha fatto altro che interrompere quell'alchimia che si era creata. Poi il Napoli è stato altrettanto bravo, però sai, per chi va male la sosta è più un bene che altro. E poi volevo aggiungere, sì è vero, però con la Juventus si giocava comunque con una signora squadra, questo non è da sottovalutare, veniva da 8 risultati, la Juventus che aveva insomma 4-5 campioni del mondo. No, infatti Alessandro diceva forse solo con la Juventus, sì. Abbiamo rivisto il Napoli spettacolare di novembre, insomma, di ottobre. Sì, però ecco, diciamo che non è una squadra che comunque ha incontrato Inter appena dopo la sosta, un Inter che noi l'abbiamo vista, ha giocato in 10 dietro la linea della palla e poi ha fatto un gol in ripartenza. Poi abbiamo incontrato la Sampdoria, che è comunque una squadra che ha messo il pullman davanti all'area di rigore. Certo. La Juventus altrettanto, Salernitana idem. Ci ha provato, ma Nicola non gioca così, quindi considera è andata che peggio, se all'inizio il Napoli peggio. E magari le squadre giocavano un po' più, diciamo così, sciolte aperte. Perché non... Ora, visto che il Napoli tentano di limitare sta tritando tutti, certo. Ora devi giocare per forza così contro il Napoli, altrimenti quindi per il Napoli diventa più difficile. Magari il calcio è sempre quello, con un po' più di difficoltà, perché gli avversari ora, anche voi, perché più stringe il tempo più devi fare punti, quindi ovvio. L'avversario ovvio. Ora non rischia più e cerca di almeno guadagnare quel punticino che magari gli consentirebbe di o salvarsi o arrivare in zona Europa o addirittura quindi... poter dire, come è successo nel caso della Salernitana, abbiamo perso dignitosamente contro un Napoli, insomma, che sta affossando praticamente tutti. Ale,
Ti faccio tre nomi per la sfida di domenica prossima alla Roma: Kvaratskhelia, che ha recuperato, Lorenzo Pellegrini, che ha recuperato, e Orsato. Secondo te chi tra questi tre determinerà maggiormente l'esito finale della gara? Il terzo nome non l'ho sentito, Gennaro. Orsato di Schio. Orsato non so quale maglia possa indossare di Napoli e Roma, quindi vabbè, al di là delle battute. Passiamo al campo, scherzavo un po', anche se allora, sono curioso di vedere un arbitro, arbitrerà Orsato, eh. Vai Ale, vai. Allora, per quanto riguarda Kvaratskhelia, è un giocatore che senza il Napoli è riuscito a vincere 4 partite, ma in una partita come quella di domenica, se è neanche al 100%, ma al 200%, può essere lui il grimaldello per colpire la difesa della Roma. È chiaro che, come diceva giustamente Paolo, gli avversari ormai giocano tutte chiuse per non darci punti di riferimento, così hanno provato a fare prime partite Inter e Sampdoria su Kvaratskhelia, che ovviamente aveva, come si dice, la scusante che non era ancora al 100% per la famosa lombalgia che lo ha tenuto fermo quasi tutto novembre. Quindi, però, se lui è in forma, per me lui può essere il grimaldello per aprire una difesa, quella della Roma, che anche io penso farà una gara di copertura, mi auguro non come quella dell'Olimpico dell'Adana, perché insomma sarebbe diciamo non edificante, considerando che probabilmente sarà una sfida che verrà vista in tutto il mondo, che almeno la Roma provi qualche volta a superare la metà campo avversaria, altrimenti rischia di essere un'altra partita un po' così. Ale, scusami se ti interrompo di nuovo, ti ridò poi subito la palla. Io voglio salutare Paolo che insomma deve scappare sì, al lavoro, quindi io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie e a te. Ci rivedremo sicuramente la prossima volta, quindi un saluto a tutti, ciao Alessandro. E ridò la palla ad Alessandro. Ciao Paolo. Vai, allora, vai. Per quanto riguarda Lorenzo Pellegrini, è un giocatore che tatticamente a me piace, perché è uno di quei giocatori che sa inserirsi, sa calciare molto bene da lontano, sa attirare le punizioni. Non è un caso che la maggior parte dei gol della Roma di questa stagione nascono dai suoi passaggi o dai suoi cross su palla in attivo, su calcio di punizione o su corner. Infatti questo è una delle armi che il Napoli deve limitare, perché la Roma, abbiamo visto la sfida col Milan, si è salvata attraverso questo. Quindi a me è un giocatore che tatticamente piace ed è sicuramente un giocatore sul quale non mi sorprenderebbe se Spalletti, insieme a Dybala, tatticamente possa trovare una marcatura particolare, perché sono loro due principalmente, sì, che possono fare la differenza. Su Orsato, al di là della battuta che ho fatto prima, io credo che l'arbitro in sé per sé è molto bravo, sì, che comunque non arbitri europei e mondiali se non hai delle determinate caratteristiche insomma di forza, di personalità, eccetera. Credo, è una mia impressione, che la partita di domenica ci sarà bisogno del miglior Orsato, cioè, sì, quello che insomma non si fa passare la mosca al naso, che qualsiasi episodio dubbio lui insomma non sia così, come si dice, tollerante, ma che si faccia rispettare. Ma credo che questo deve essere lo stato che vorrei vedere domenica. Certo, è anche il mio auspicio. Intanto consentimi, Ale, di salutare un amico. Voi sapete che io ho anche un'altra veste, oltre a quella giornalista, che insomma mi diletto da musicista, e voglio salutare Elio De Filippo, che il videomaker, regista dei nostri videoclip, dei nostri lavori video, insomma, ci tengo a salutarlo, grande professionista, e niente, questo, ciao, anche se a lui il calcio interessa abbastanza poco, quindi però ci tenevo a salutarlo. Torniamo alla partita di domenica, torniamo a questa che abbiamo definito nel nostro titolo una sfida capitale, facendo un po' chiaramente il verso alla provenienza geografica dei giallorossi.
E sarà una sfida importante, perché in questo momento, fino a qualche settimana fa, fino a prima della sosta, sarebbe parso, come dire, quasi impossibile che la Roma raggiungesse le milanesi o fosse a ridosso del Napoli, a ridosso non tanto come punti ma come posizioni in classifica. Invece adesso la Roma, la classifica dice che la Roma, Milan a parte, è la prima inseguitrice del Napoli, insieme chiaramente all'Inter e alla Lazio. Secondo te, Alessandro, questa nuova dimensione, diciamo così, di classifica della Roma inciderà sulla prestazione, sulla prestazione dei giallorossi e sulla sfida di domenica al Maradona, o se la Roma fosse stata quinta, sesta, sarebbe cambiato poco? Ecco, quanto inciderà il fatto che è una vera e propria sfida di vertice, seppur chiaramente con 13 punti di margine, che sono veramente un abisso tra il Napoli e la Roma? Allora, per quanto riguarda a livello tattico, non credo che possa cambiare molto l'atteggiamento della Roma anche domenica, perché Mourinho, sentivo Paolo prima nel mio intervento, è un allenatore che cura molto la fase difensiva, diciamo che lui e Allegri, diciamo, sono sullo stesso piano. Forse Mourinho, avendo un Dybala in più, cosa che quest'anno i bianconeri non hanno più, ovviamente per le note vicende del mancato rinnovo, sicuramente puoi contare su un'arma importante, perché Dybala, con Dybala abbiamo visto che è un'altra squadra, perché lui è un giocatore che è a tutto campo, che addirittura in occasione del primo gol con lo Spezia addirittura stava a centrocampo a fare la triangolazione con El Shaarawy. Sì, è vero, è un giocatore che adesso la Roma ce l'ha ed è sicuramente lui uno degli elementi importanti. Ebram è tornato ad incidere in maniera determinante sulle gare della Roma. Non è un caso, secondo me, che con il rientro di Dybala sia cresciuto anche l'inglese. Poi è chiaro che un altro giocatore tatticamente importante per la Roma è Smalling, perché Smalling, da lui nasce il primo gol, quel lancio addirittura un po' di Albiol memoria, che noi ricordiamo che faceva spesso quei lanci dalla difesa. È Smalling che all'andata, se la Roma non ha preso un'imbarcata, il merito è anche suo, con quei salvataggi in extremis tra il primo e il secondo tempo. Credo che la Roma giocherà a Napoli sapendo che al di là dei risultati ha due risultati su tre, perché anche pareggiando si terrebbe in corsa. È la squadra che ha il calendario, all'avversario peggiore gioca Napoli, perché la Lazio gioca con la Fiorentina, però gioca all'Olimpico. Pensiamo anche all'Atalanta, che affronta in casa una Sampdoria che ormai è in enorme difficoltà di gioco e di classifica. Vero. Lo stesso Milan, che oggi è in crisi, però potrebbe avere motivo di riscatto col Sassuolo, e l'Inter gioca a Cremona, che è ultima in classifica, anche se la Cremonese, per certi versi, con Ballardini, e ai noi l'abbiamo visto sulla nostra pelle, è una squadra molto più solida e che non molla mai. Quindi, però io credo che la Roma cercherà di non perdere. Poi è chiaro che se troverà un Napoli in grande serata, come è stato con la Juve, o senza angosce come nelle partite con Samba e Salernitana, poi è chiaro che è una gara a senso unico. Per il Napoli secondo me invece non cambia nulla, perché anzi avere di fronte una Roma rigenerata in questo 2023 può essere uno stimolo in più, una carica in più per fare un'ottima partita. E credo che se avrai uno stadio praticamente sold out, mancano i dati, però dovremmo essere vicino al secondo sold out di fine campionato dopo quello con la Juve. Credo che, l'ha detto anche Rachmani, avere lo stadio pieno ci dà un'enorme carica e che ci incita dall'inizio alla fine. Io credo che per il Napoli non cambia niente, per la Roma tatticamente la partita sarà uguale alle altre, ripeto, con l'unica differenza che il Napoli dovrà evitare di subire delle ripartenze, perché adesso una Roma è più veloce quando recupera palla, e avendo due o tre giocatori di questo livello, aggiungo anche il Shaarawy, che ovviamente è un giocatore che Mourinho si può affidare tranquillamente, anche se io, la mia sensazione è che Mourinho
da allenatore stratega qual è, potrebbe addirittura partire con Spinazzola. Sì, anche secondo me, Alessandro, anche secondo me, perché la chiave di volta dovrebbe e potrebbe essere proprio il recupero di Lorenzo Pellegrini, e a quel punto pensare che Mourinho venga a giocarsela dall'inizio con El Shaarawy, Pellegrini, Abraham e Dybala è un po' ardua come ipotesi, insomma, un po' inverosimile. A meno che Lorenzo Pellegrini non giochi vicino più al centrocampo. Sì. Attacco, però sì. Sappiamo che se Lorenzo Pellegrini ha un limite, forse non ha nella fase difensiva il forza, non è un caso che esatto. Quando con Napoli ha giocato in quella posizione, più delle volte è andato in difficoltà. Mi ricordo che Insigne in un Roma-Napoli lo fece impazzire per 90 minuti, lui certo. È Mertens. Certo. Quindi credo, la penso come te, da questo punto di vista Mourinho curerà molto i particolari, ma anche lo stesso Spalletti, avendo Elmas, che ovviamente oggi è una sorta di jolly per coprire più ruoli, ha fatto l'esterno sinistro, ha fatto l'esterno destro a gara in corsa con la Juve, ha fatto la mezzala, ricordiamoci, nella vittoria di Genova con la Samp. Credo che anche Elmas possa essere un po' la carta sorpresa per giocarsela a viso aperto contro i giallorossi. Ma oramai Alessandro, direi neanche più a sorpresa, io credo che Elmas nelle abbia scalato molto le gerarchie, se di gerarchie possiamo parlare nel Napoli di Spalletti, ma sicuramente sì, perché all'inizio giocava poco e adesso invece gioca tanto, le ha scalate, secondo me in questo momento è davanti a Zielinski, che invece anche dopo il mondiale contro la Juventus una buona gara, però poi insomma, secondo me Elmas in questo momento sta offrendo finalmente quella duttilità che molto spesso avevamo identificato come un limite del Macedone nel Napoli di Spalletti, in cui la duttilità e la capacità di essere in più posizioni all'interno della stessa gara sta diventando un grandissimo punto di forza di Elmas, che come abbiamo visto pure all'inizio della trasmissione nelle slide di Paolo Serra relative alla sfida alla Salernitana dell'ultimo turno di campionato, abbiamo visto un Elmas centrosinistra, abbiamo visto un Elmas sull'out di sinistra, abbiamo visto un Elmas nella porzione centrale del campo, l'abbiamo visto un po' ovunque, vero che vale anche per altri calciatori, ma sta diventando un punto di forza questa, insomma, questa sua attitudine. Per quanto riguarda invece la formazione della Roma, io credo, te la dico così, velocemente mi dici se secondo te sarà questa, ovviamente tra i pali lui Patrizio, terzetto difensivo solito con Ibañez, Mancini e Smalling, a meno che uno non fosse diffidato, forse Ibañez, aiutami, se correggimi se sbaglio, forse no. No, l'unico che era diffidato invece non ci sarà era Selic. Ah, era Selic, sì, Selic, infatti con Zaleski Zaleski spostato a destra, con eventualmente Spinazzola a sinistra, nel caso ci fosse Lorenzo Pellegrini, terzetto di centrocampo a 5, con Pellegrini a fare da pendolo tra centrocampo e attacco, completato da Matic e Cristante, quindi doppio mediano a fare ulteriore argine per la fase difensiva, e poi il duo d'attacco che sta facendo veramente bene, Dybala e Abraham. Credo che questa possa essere la Roma, ma a meno che non salti Pellegrini, a quel punto dentro El Shaarawy, probabilmente fuori Spinazzola, e quindi con una Roma diversa o simile a quella vista all'Opera contro lo Spezia. No, è chiaro che tutto dipende anche dall'atteggiamento dell'avversario. Poi è chiaro che il Napoli quest'anno, per fortuna rispetto al passato, e ci auguriamo che il ritorno sarà lo stesso, Napoli ormai si sa adattare agli avversari, e anzi più delle volte riesce tatticamente un po' a cambiare degli avversari, perché ad esempio Allegri, non ho mai visto squadre di Allegri se non nei primi anni al Milan, che subì gol che era il Napoli con una linea molto alta. Quindi è chiaro che se Osimhen e Kvaratskhelia sono una serata, Osimhen lo è da sempre, insomma, da quando è rientrato. Kvara in questo 2023 con la Juve ha fatto due assist e un gol, credo che veramente, cioè, una giocata meravigliosa, un assist e un gol. Stiamo veramente parlando di un giocatore eccezionale. Però è chiaro che l'assenza di Nolo
potrebbe facilitare tatticamente l'approdo di Mario Rui come terzino destro, perché è chiaro che Zaniolo ancora oggi non sappiamo quale casacca vestirà. Prima facevamo la battuta su Orsato, anche Zaniolo oggi non sappiamo quale maglia in futuro indosserà, non credo la Roma, secondo me, per molto tempo ancora. Con Zaniolo spesso Mario Rui lo ha sofferto, pensiamo a Napoli-Roma di 2 anni fa, Ancelotti in panchina, e quindi sì. dovendoci essere o il Sharawi o Spinazzola, stiamo parlando di due giocatori, ma non contropiedisti come ovviamente lo è l'ex giocatore dell'Inter, e che ricordiamo fu preso dall'Inter quando mi pare era prima alla Virtus Entella e poi lo Spezia, sì, diciamo sì. Un inizio di carriera, figlio d'arte, perché il padre è stato calciatore, Nicolò Zaniolo. Quindi è chiaro che senza Zaniolo tatticamente la Roma forse ha opzioni dal punto di vista offensivo, anche se però manca di un contropiedista, che ovviamente poteva essere Nicolò Zaniolo. Assolutamente, tutto sacrosanto quello che dici. Sono le 17, quindi io farei in questo modo. Alessandro può restare ancora un po' con noi, però faremo come già in altre puntate è successo, apriremo le linee al rientro dopo il terzo break pubblicitario, in modo tale da poter interagire con i nostri telespettatori, anche da parte, insomma, un'interazione anche da parte di Alessandro, che è sempre molto apprezzato dai nostri amici. Quindi ce ne andiamo in pubblicità, restate con noi, non cambiate canale, un paio di minutini scarsi e torniamo. Di passare la cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System.
Eccoci rientrati in studio con me a distanza, collegato, c'è stato Paolo Serra nella prima parte, l'abbiamo salutato, adesso c'è Alessandro Sacco in collegamento però a distanza. Ecco, Alessandro, stavamo chiacchierando, insomma, ci stavamo confrontando, stavamo dicendo un po', stavamo provando a commentare quella che sarà la Roma che vedremo all'opera al Maradona contro il Napoli. Parliamo adesso del Napoli. Nel frattempo, detto alla regia, insomma, che mi conferma di aver aperto le linee, quindi per chi volesse interagire con noi può farlo chiamandoci telefonicamente, insomma, per interagire con me e con Alessandro Sacco per curiosità, domande, insomma, quello che più riterrete opportuno chiedere, che su cui avete maggiori curiosità. Abbiamo parlato della Roma, che Napoli invece recupera Kvaratskhelia, hai detto della possibilità che possa giocare Elmas in luogo di Zielinski a questo punto, perché se ha recuperato Kvaratskhelia giocherà probabilmente, nel caso in Macedonia dovesse giocare titolare, verosimilmente giocherà al posto di Zielinski. Che Napoli ti aspetti? Qualche altro in termini di uomini? Ad esempio l'eterno ballottaggio sulla destra, da chi sarà vinto? Destra d'attacco, Lozano o Politano? Per gli altri settori del campo non credo ci siano grossi dubbi, forse Mario Rui, Oliveira, insomma, dimmi un po' la tua per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli. Allora, facendo, come si dice, un passo indietro, la settimana scorsa anticipai che probabilmente con la Salernitana avrebbe giocato Zan contro la Salernitana, e così è, perché ovviamente mi basavo anche sul fatto che Lozano era squalificato in Coppa Italia con la Cremonese, con una squadra chiusa la Salernitana, il messicano poteva essere più adatto a quelle caratteristiche. E invece, secondo me, in una partita clou come questa, squadra che comunque sa attaccare come la Roma, eccetera, però quell'altro c'è Zalewski, che ovviamente sì, è un giocatore molto più propositivo rispetto, insomma, a quello che ha avuto la settimana scorsa in Napoli con la Salernitana. Se non ricordo male era Vigliena, giocava da quel lato. Sì, Vigliena, Vigliena sì, è andato, o Candreva, non ricordo bene, della Salernitana a livello tattico. Essendoci Zalewski, secondo me giocherà Politano, perché Politano, allora Ale, devo che, come al solito, chiaramente quando interagiamo anche con i nostri telespettatori, ti interromperò, ed è questo il modo, ti interromperò perché abbiamo una telefonata, quindi cercheremo, insomma, di districarci tra telefonate e interazione con te. Vediamo, pronto, chi è in linea? Pronto? Sì, ti sento bassissimo, chiedo alla regia di alzarmi un po' il ritorno in spia in studio. Prova a parlare. Pronto, mi senta? Perfetto, la sento. Grazie. Chi io volevo dire che... Sì, chi ha il telefono? Chi ha il telefono? Sono Carmine. Carmine, salve Carmine, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie mille. Volevo dire che io, dei tre che avete nominato, tra cui l'arbitro, io temo invece il campo. Se il fondo del Maradona, dopo tanta pioggia, dice, sì, perché la Roma, secondo me, diciamo strutturalmente, con quel pizzico di cattiveria in più, sarà una brutta carta da pelare. Sì, è una notazione interessante. Loro hanno una fisicità notevole sia nel terzetto difensivo ma anche nel duo di centrocampo, Matic e Cristante, esatto, lo stesso Abraham, esatto. Potrebbe il campo effettivamente danneggiare un po' il Napoli. Sì. E niente, l'ultima cosa che volevo dire tatticamente, perché ho seguito quando abbiamo parlato del nostro grande centrocampo, io credo che sulla rotazione che fa il nostro diciamo centrale, sì, su Lobotka, lui non si gira di 180 gradi, lui si gira più di 180 gradi, cioè secondo me sono 270 gradi, perché sì, mentre si gira bene improvvisamente già è pronto a dare la palla, quindi è vero,
Non completa una... vabbè, chiaro, non completa la rotazione, che sarebbe poi anche abbastanza inutile ruotarsi. Quindi, no, sì, non la completa, perché lui sì, si ritrova sempre allineato per dare la palla al compagno. Al compagno, è vero. Ecco. E c'è un momento, però ci sono delle fasi in cui invece lo fa completamente, quando poi va in profondità. Sì, ruota su se stesso e poi va in profondità, quando ha spazio. Se non ha spazio, sì. Sì, è vero, ma c'ha una visione di gioco che è pazzesca. Non c'ha un piede fatato, magari dei vecchi Pirlo, faccio l'esempio. Sì. Però c'ha un movimento che spiazza qualsiasi avversario che lo va a contrastare. È vero, proprio è vero. Quasi girandosi su se stesso. È vero, per quanto è vero. Riguarda gli spazi che occupano, poi è impressionante il lavoro che fa Di Lorenzo. L'altro terzino, Mario Rui, insomma, sono, diciamo, dei trequartisti avanzati che mettono scompigli in tutte le difese. Speriamo soltanto che l'arbitro riesca a mantenere, insomma, un poco frenato lo spirito guerriero che Mourinho sa infondere, insomma, in queste partite. Ma ci saranno 55.000 circa spettatori che faranno in modo che... Ma là, io mi ricordo l'anno scorso un rigore netto su Osimhen, il rigore su Osimhen, io ricordo un rigore su Osimhen, esatto, sì, che sì. Questo o non l'ha visto, ma la cosa strana è che neanche il VAR lo richiamò, VAR. Insomma, cioè, ma senza essere faziosa, a me piace, insomma, soprattutto discutere, ecco, di sport, sono un vecchissimo tifoso del Napoli, certo, però certo. Non sono cieco da farmi abbagliare, ah, però beh, certe cose, insomma. No, io non parlo mai di arbitri, chi mi conosce, chi mi segue sa che raramente, no, spesso non so neanche chi arbitrerà la partita del Napoli, però avevo letto di Orsato e mi era venuta in mente proprio la partita a cui faceva riferimento, insomma, del rigore non concesso a Osimhen. Grazie Carmine, grazie di essere stato con noi. Grazie per le cose e complimenti. Grazie mille. Giro l'osservazione di Carmine e la tramuto in domanda per Alessandro. Il campo, ecco, campo pesante, loro grande fisicità, potrebbe essere un elemento di disturbo per le trame offensive del Napoli. Ma chiaro che campo pesante non può mai facilitare una squadra tecnica come Napoli, eccetera. Però, ad esempio, diciamo, il Napoli pesante come fisicità ha quasi pareggiato, ad esempio, con tutte le squadre della Serie A. Forse sì. L'Inter è una squadra leggermente ancora più fisica rispetto al Napoli, però Napoli quest'anno abbiamo Kim, abbiamo Rachmani, nelle prime abbiamo... conferenze stampa Anghissà. Lui disse che voleva più giocatori forti fisicamente e in questo Giuntoli e De Laurentiis lo hanno accontentato. Assolutamente sì. Pesante, abbiamo giocato a Salerno sotto la pioggia e Napoli non mi sembra che abbia pagato, nonostante l'ostracismo tattico di Nicola. Quindi assolutamente, credo che assolutamente, al di là delle previsioni meteo che ancora oggi non sappiamo in vista di domenica in Napoli, su questi due elementi credo che abbia recuperato quasi totalmente con quasi tutta la Serie A con la fisicità e i campi pesanti. Napoli è stato in questa stagione di poterci stare anche sì. Nella partita maledetta in casa con la Cremonese, il Napoli nonostante sotto il diluvio è riuscito a fare la gara, quindi, ha fatto due gol, diciamo, sì. Ale, diciamo ce ne andiamo al telefono, scusami, pronto, chi è in linea? Pronto Bobo, da quanto tempo? Ciao, Bobo, da quanto tempo, ciao a tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ben trovato. Non riesco più a prendere la linea. Ma è importante. No, stanno incominciando a volare, come in Napoli. Siete diventati famosissimi e quindi non si prende più la linea. Bah, e famosissimi, niente. Insomma. La mia vita è sempre quella. sì. vi saluto tutti, a te D'Artagnan. Grazie, a fratello di Mario Rosso, dalla casa. E a tutti quanti i tifosi del Napoli nel mondo. E per quanto riguarda il titolo di questo giorno, qual è? È Napoli sfida capitale, chiaramente, sfida alla Roma.
Ah, sì, una partita molto scorbutica, perché poi noi paradossalmente, non lo so se Sacco vorrei dire questa cosa, paradossalmente noi giochiamo per due risultati, perché per, a noi il pareggio ci sta molto bene, perché comunque la Roma è una concorrente, diciamo, perché sta lì pure lei, diciamo, a 12-13 punti. A 13, sì, a 13 lunghezza, sì. Quindi noi, il pareggio per noi sta pienamente bene, penso io. Poi non lo so, Sacco, cosa ne pensi, Sacco? Lo chiediamo ad Alessandro allora. Lo giriamo. Ale, che dici? Allora, ci accontentiamo del punto? Ma sì, se questa domanda la facessimo a spalle, ti penso cosa detti. Ne pensi della partita, prima, Sacco, come si dice, prima si mangia e poi si arrabbia. No, facciamo così, Alessà, glielo chiediamo dopo, magari dopo la gara, dopo. Perché poi non no, io perché credo che nella no, mentalità della... aspetta Ale, aspetta un attimo, voglio faccio un po' di allora Bobo, ti faccio rispondere ad Alessandro, gli ho girato la domanda, però non o continui e completi l'intervento, poi ci salutiamo e ti faccio rispondere, altrimenti si crea confusione. Ok. Perfetto. Allora ti saluto, ti ringrazio per essere stato con noi, torna a chiamarci, grazie, come vedi. Grazie a voi, Forza Napoli. Sempre, Forza Napoli, sempre. Ciao a Bobo, vai Ale, ti ridò la palla, coinciso, così andiamo poi al telefono che sicuramente ci chiamerà qualcun altro a breve, vai. No, è chiaro che se uno guardasse la classifica potrebbe anche iniziare a pensare che il Napoli, uno scontro diretto dopo aver vinto all'Olimpico, già andrebbe bene, però credo che questo non sia nella mentalità di Spalletti, anzi Spalletti non so se dopo la Salernitana o dopo la sfida con la Juventus lui ha detto che il Napoli non è una squadra che sa gestire i vantaggi o situazioni favorevoli, ma non sta sempre a attaccare, quindi no, io poi credo te la pongo, che anche domenica poi te la pongo in maniera spirito, lo spirito sarà quello dei tre punti, poi se ecco, a fine partita dovesse venire un pari finale è un pareggio, visto la classifica che oggi il Napoli ha, non sarebbe un dramma, anche andar bene, non sarebbe un dramma, certo, anche che l'altra spirito, nel prossimo turno poi ci sarà, tu dicevi turno in questa settimana non favorevole a Napoli probabilmente, però già dalla settimana prossima ci sarà Inter Milan che già potrebbe ristabilire ulteriori distanze tra il Napoli e le immediate, tra virgolette, le sue più immediate inseguitrici. Andiamo al telefono. Pronto? Sì, chi sei? Caduto? Era l'avevo quasi riconosciuto, però vabbè, Ale, insomma, è caduta la linea, insomma, stavamo telefonata, poi è caduta. Dicevamo, sì, dovesse poi arrivare a fine partita il Napoli, dovesse riuscire a far sua la gara, insomma, un pari poi alla fine. Questo poi è determinato dal il margine di distanza tra il Napoli e inseguitrici, fa anche questo che consente a Napoli, insomma, anche sfide difficili, di non dover a tutti i costi far sua la gara, ma è chiaro che Napoli giocherà per vincere. Su questo non ci piove assolutamente, anche lo strato sarà ribollente, e non perdere terreno, anzi mantenere le distanze con le inseguitrici, pur in un turno sulla carta meno favorevole, sarebbe grasso che cola, sarebbe un ulteriore, insomma, conferma per gli azzurri. Invece ti chiedo un'altra cosa, sempre con la spada di Damocle dell'interruzione, perché poi potrebbero esserci delle telefonate. Mercato, arriva Gollini, era arrivato già Benesischi, ottime entrate, si parla di Brecalo, wow, magari, aspetta che mi stanno scrivendo dalla regia, forse, ok, telefonate, te la faccio dopo la domanda. Pronto, chi è in linea? Pronto? Sono io, mi attacchi il telefono? Mi senti? Sì, io ti sento, tu mi senti? Ecco, adesso sì, chi sei? Non prima di... Ogni volta che parlo io attacchi, Gennaro. Ma io non sono alla regia, cioè il telefono non ce l'ho io. Sai, da piattetta a Federico, ciao Gennaro. Ma Rosa, ma eri tu prima? sì, è caduta la linea. Ah, ok, non ti riconoscevo. L'altra volta stavi dicendo il fatto dello sponsor è caduto, no, siamo sfortunati. Ha imitato, no, pensavo avessi imitato qualche altro tifoso. Vabbè, no. Allora, un po' di Alessandro,
No, è dopo saluto Alessandro. Ti saluta Rosario. Alessandro. Ciao Rosario, buon pomeriggio. È da qualche settimana che abbiamo un po' di problemi, in realtà anche l'ospite la volta scorsa cadde, all'ospite cadde la linea, quindi va. Vabbè, ma non ti preoccupare poi. Senti un po', Gennaro, tu c'hai il computer davanti, giusto? Sì. Mi puoi riferire che la formazione dell'andata... La formazione dell'andata, voi, vai, in tempo reale. Alessandro ti ricorda che c'è anche una memoria di elefante. Se non erro, gioco Oliveira al posto di Mario Rui. Probabile, probabile. Ale, ti ricordi del sì, terzo? Sì, perché ecco. All'andata la Roma c'era... Io non lo sento, però. Probabilmente Spalletti si è affidato al terzino Uruguaya per limitare le incursioni di Zaniolo, che al di là di un'azione... Riesce a sentire? Gennaro, vabbè, dopo mi riferisci, non ti preoccupare. Ok, vai Ale, vai, completa, poi dopo giro la tua risposta ad Alessandro, a Rosario, vai. No, confermo, sì, adesso lo che Oliveira l'andata doveva limitare, se escludiamo un'incursione nel secondo tempo, il terzino uruguaiano fece un'ottima partita, anzi nella ripresa si esce un paio di volte dove sono nate le azioni più interessanti, più pericolose, sì, più pericolose. È apparso molto più propositivo, quindi sicuramente questa volta, secondo me, non essendoci Zaniolo, penso più probabile che giochi Mario Rui, perché ovviamente in questo momento Mario Rui è in ottima condizione, rispetto a Oliveira. Ok, Rosario, io c'ho ricordavi bene, Rosario, ricordavi bene, giocò Oliveira, come ti ha detto anche Alessandro, giocò anche Dombele dall'inizio insieme a Lobot e Zelinski, sono andato a recuperarmi la formazione e sulla destra da Politano. Fortunato quella partita. Uno alla volta, ragazzi, palla a Rosario. Ho detto, se non erro, giocò anche Politano che fece l'assist a Osimhen per il gol. Quindi io probabilmente... Partì Lozano titolare per poi essere sostituito da Matteo Politano nella ripresa, sì. Ah, ok. Secondo me il signor Mourinho metterà Adegar Pullman, proprio gli autobus. Quindi io la formazione, io penso che giocherà, come ha detto giustamente Alessandro, giocherà a Mario Rui, perché comunque dobbiamo attaccare. E poi Gennaro, onestamente, io il pareggio non lo voglio, perché voglio andare... praticamente, se non erro, prima della Champions, che sono altre tre partite con la Roma compresa, abbiamo ancora Roma, Spezia e aiutami, Sampdoria, credo. Napoli. Quindi sono tre partite, credo. 9 punti per giocare bene la Champions e prepararla, perché se non erro la domenica prossima sarà il derby, quindi ci sarà il derby, ancora sì. E poi infine il campo, Gennaro, se non erro, non pioverà fino a domenica. Poi il San Paolo, se mi aiuta bene la memoria, ha un buon drenaggio, quindi non ci sono problemi. Perfetto. Voglio chiedere un po' una domanda a Alessandro e poi chiudo sulla primavera. Cosa ne pensa dell'uscita della Coppa Italia e se riusciamo a salvarsi? Va bene. Che ne pensa dell'allenatore di Frostalupi, se va bene per i giochi, per i ragazzi che, se non sbaglio, che sono 18enni, 19enni, ok? Va ciao, bene, sera, ci sentiamo, ciao Alessandro. Grazie, grazie a te, grazie a te. Ciao Rosario. Allora, hai sentito un'annotazione prima di rispondere a Rosario ed eventualmente poi andare al telefono, però all'andata c'è un indizio, all'andata... giocarono Camara e Cristante, probabilmente ci sarà invece Matic, con Pellegrini che giocò nella posizione che ti ho detto di pendolo tra il centrocampo e l'attacco, c'era Karsdorp da un lato in luogo di Zaleski, ci sarà Zaleski e c'era Spinazzola a sinistra, quindi questo potrebbe anche essere un ulteriore indizio. Davanti però non c'era Dybala ma c'era Zaniolo, quindi in un assetto che potrebbe essere con qualche uomo, con la differenza di qualche uomo, quella di della Roma che vedremo all'opera al Maradona. Intanto Alessandro risponde anche alle prossime sfide, mi scrive: Roma, Spezia, Cremonese e Sassuolo, Empoli e Lazio le sfide. Nel mezzo però ci sarà la Champions League. Ale, primavera, battuta sulla primavera. Allora, per quanto riguarda la partita di Coppa Italia, ieri il Napoli ha perso di misura al Centro Sportivo Tre Fontane contro la Roma, una partita che secondo me, che a mio avviso, il Napoli si è giocata alla pari, ovviamente con
molto più forte che rispetto a ieri, sconfitta di misura, nonostante che anche nella partita lì il Napoli ha creato diverse occasioni, penso con Alastuei, penso a Gioielli che sull'1-1 si è mangiato, si è divorato un gol a pochi passi dalla porta. E ieri, se vogliamo, è stata un'ottima prestazione a conferma di quanto si è visto ultimamente. Sull'obiettivo della salvezza, ovviamente quello è l'obiettivo stagionale, considerando che quest'anno il Napoli ha diversi 2004 e un 2005 in rosa rispetto alla passata stagione, a giocatori in meno come secondo Ambrosino, te si salva Napoli. Secondo te il Napoli si salverà? Frustalupi è l'uomo giusto? Dipende secondo me se riesce, deve avere la conto, perché adesso come gioco sta andando molto meglio rispetto a quanto prima della sosta. Su Frustalupi io credo che sia un allenatore che l'anno scorso ha dimostrato di saperci fare con i ragazzi, quest'anno in parte secondo me ha pagato l'impegno in Youth League che ovviamente ha bruciato delle energie, un po' di energie. Cosa che ovviamente sappiamo che che a questi livelli impegno infrasettimana non è da gestire. Credo che adesso Frustalupi, avendo la settimana tipo, perché oggi il Napoli non avrà più la purtroppo League, nella Youth League, nella Coppa nella Italia, Coppa Italia avrà la settimana tipo. Qui secondo me Frustalupi e il Napoli devono trovare la continuità. Un impegno importantissimo con l'Empoli, impegno salvezza. La cosa che può confortare il Napoli quest'anno è che addirittura ci sono squadre come Inter, Milan e Atalanta che stanno lottando insieme al Napoli per evitare la retrocessione, ed è addirittura Lecce e Frosinone che sono squadre forse con budget minori rispetto alle squadre che ho citato. Frosinone addirittura in zona playoff, il Lecce in questo momento è a centro classifica. Assolutamente. Ale, ti interrompo perché abbiamo la telefonata. Pronto, chi è in linea? Pronto? Mi senti? Pronto? Ecco, ci sei, sei in diretta. Chi sei? Gennaro, sono Giuseppe della Germania, però io vi sento a intermittenza. Sì, io ti sento... Giuseppe, la regia, se può migliorare l'audio. Ti sento perfettamente. Riesci tu a sentirci? Ti sento a intermittenza, non riesco a capire che mi hai detto. No, ho detto, no, ti ho chiesto se l'audio fosse migliorato, evidentemente no. Potrebbe essere, credo, un problema di linea telefonica tuo, sei col cellulare probabilmente. Ti sento intermittente. Allora, cerco di parlare, vediamo se ti sfida. Vai, parla tu, io ti sento bene, parla, vai. Però ti ho detto, io a voi vi sento intermittenza, non so perché la voce va e viene da tutti e due. Vai tu. Allora, una cosa che a me non mi piace, e sto fatto già pure come Bobo e altri pure, lo pareggio ci sta bene, questa mentalità ce la dobbiamo togliere, non mi piace proprio. E abbiamo fatto una brutta fine con l'Inter per fare questa mentalità. Un Napoli deve sempre vincere, poi all'ultimo vediamo, 10 minuti, 5 minuti, ci può stare anche bene lo pareggio, ma così no, i tifosi... Non mi piace. Mi senti, Peppe? Secondo Assacco, che è competente, io lo so. Secondo me ci può stare la sorpresa che Elmas gioca sulla destra per bloccare proprio un ragazzino polacco. Secondo me. E non gioca un posto di Zielinski, giocherà invece sulla destra. Secondo me. Questa è la mia idea. Okay. E terza una cosa, poi poso. Sì, vai, vai. Su fatto che sempre i tifosi, quelli là del nord, che Vesuvi a qua e Vesuvi a là. Ma scusate, ma Napoli non può mettere una bella tassa a chi viene i tifosi dall'altra squadra, 10 euro, ce li diamo in beneficenza per gente che ha bisogno. La tassa dice tutto il nord che dite sempre sta cosa, i 10 euro ve li metto io di tassa sui biglietti. Che tanto la federazione quando mette la multa se li prende lei i soldi. Sì. E invece ci pigliamo noi questi famosi 10 euro. Ma io vi lascio perché non vi riesco a sentire, vi ascolto per la TV. Okay? Va bene, grazie Peppe. Ti rispondo sulla, è chiaro che l'ultima è una provocazione, Napoli non potrebbe sicuramente fare
una sorta di differenza tra tifosi ospiti e tifosi locali. Per quanto riguarda il duello Elmas eventuale, Elmas-Zalewski, Zalewski però potrebbe giocare sulla destra, complice la squalifica di Selic, con Spinazzola poi cioè nella sua posizione naturale di esterno sinistro. A quel punto, se Elmas giocasse a destra, si ritroverebbe Spinazzola contro e non Zalewski. Invece giocando a sinistra, eventualmente sinistra di centrocampo, però a questo punto, perché nell'auto di attacco ci sarà Kvaratskhelia recuperato, per cui non credo. Staremo a vedere. Per quanto riguarda il pari, poi andiamo al telefono. Credo che Bobo sia stato frainteso. Lui non intendeva giocare per il pareggio, intendeva che con un margine di punti così ampio dovesse arrivare un pareggio, non sarebbe un dramma. Credo di interpretare così l'idea di Bobo, non giocare per fare un punto. Andiamo al telefono, pronto? Ciao, Diego da Caserta. Ciao Diego, ciao, benvenuto. Sì, sono d'accordo con te riguardo come interpretare il pareggio, l'eventuale pareggio. Sì, penso che Bob abbia detto questo, no? Giochiamo per il pareggio, nel senso, poi se poi dovesse venire, va. No, ma non giocheremo per il pareggio sicuramente, però le partite sono aperte, purtroppo non si vincono prima. Assolutamente. Quindi sì, speriamo insomma di tenere la calma un po' tutti quanti, perché comunque siamo su di giri, tutti, ci sta che siamo su di giri. Certo. Oltre a quello che ha fatto il Napoli, poi vedi quello che fanno le altre, quindi ti ritrovi a più 12. No, e poi Diego, insomma, pensare di, cioè, godiamoci anche un po' il momento, nel senso, i momenti gradualmente, pensare di tenere tutta la gioia tappata dentro e poi esplodere solo quando la matematica ci darà la certezza, sarebbe riduttivo. È come, che so, fare la dieta tutto l'anno e poi mangiare un solo giorno, insomma, mangiamo anche qualcosa di buono durante l'anno. Pure, ma a volte l'attesa è più di quello, esatto, dell'evento in sé, assolutamente, assolutamente. E quindi ci sta, poi forse non so se lo disse il direttore o lo dicesti tu in una trasmissione, che la mentalità di dire il Napoli, l'unico nemico del Napoli è il Napoli, io credo sia molto pericolosa questa frase qua. Non so chi di voi l'ha detto, forse Francesco. Sì, sono molto d'accordo su questa cosa qua. Eh sì, alla fine sì, perché è una sorta di autoincoronazione, è di sottovalutare gli avversari, ci può stare soltanto per la matematica questo tipo di ragionamento, nel senso, è chiaro, sei davanti, se le vinci tutte non ti possono raggiungere, o se ne perdi quattro e le restanti le vinci, matematicamente sei campione d'Italia, però attenzione a non sottovalutare le avversarie, questo sicuramente. Sì. Va bene, e quindi sì, le statistiche ci stanno che le facciamo, perché se il girone di ritorno facciamo 40 punti e non 50, le altre ne devono fare 52. Esatto, è abbastanza impensabile. Cioè, è normale che i numeri, è normale che mo li vediamo un po', ma ci sta, ti fai due conti. No, ma anche perché è vero, il Napoli a 91 punti non vinse il titolo, ma c'era una Juventus che ne fece 100 di punti. Quest'anno chi fa 100 punti per il Napoli, nel caso ne facesse 91? Credo che non ci sia una forza in tale. Sarebbe matematico lo scudetto a 91 punti, è matematico praticamente. L'anno scorso speriamo bene. Non è quella. Speriamo bene. Ciao Diego, grazie. Grazie, buona serata anche a te. Ale, io un'ultima battuta prima di salutarti, veloce, ti chiedo, come altre volte ho fatto, il risultato, dai, un pronostico, se te la senti di dare il risultato secco, semplicemente cosa secondo, come finirà? Vittoria, pareggio, l'altra cosa lasciamo aperta. Allora, credo che questa sia una classica partita da tripla, nel senso che... No, niente tripla, 1x. No. Allora, il Napoli, come si dice in questi casi, il Napoli se fa il Napoli la vince, non la pareggia neanche. Quindi il Napoli deve essere solo se stesso, perché la Roma non cambierà di una virgola il suo atteggiamento, cercherà di sfruttare ogni nostra eventuale defaillance, però se il Napoli fa il Napoli, come ha dimostrato in tutto il giro d'andata, domenica non si pareggia ma si vince.
Grande Alessandro, mi piace questo tipo di approccio, sono sostanzialmente poi d'accordo con te, purtroppo non ci sarò, sarò in trasferta, sarò impegnato in veste da musicista, te lo dissi, insomma non ci sarei stato, quindi non ci vedremo al Maradona, sarà poi per la Cremonese, credo, veramente ci passerà un altro po' di tempo in una sfida un po' meno affascinante, ma comunque da tre punti. Ti saluto, ti ringrazio di essere stato con noi al solito di giovedì, ci risentiamo poi sicuramente settimana prossima. Ciao Alessandro. Ciao Gennaro, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Teleclub Italia. Salutiamo Alessandro e ce ne voliamo in pubblicità. Ultimo break, si rientra poi con le telefonate. Di passare alla cassa automatica per la tua attività commerciale. La puoi avere con l'85% di credito d'imposta, più velocità nelle operazioni di pagamento, più sicurezza, la controlli a distanza con app dedicata. Nessun errore per il resto, nessun ammanco di cassa, teleassistenza in tempo reale. Chiamaci per informazioni 081 82 59 209. Risponde Professional System. Eccoci rientrati in studio dopo l'ultimo break pubblicitario, spazio alle vostre telefonate per curiosità, domande, insomma tutto quello che vi è venuto in mente ascoltandoci e guardandoci in questa puntata odierna, se avete delle curiosità maturate prima, insomma rispetto all'inizio della nostra trasmissione. Intanto avevo chiesto ad Alessandro, adesso è andato via, del mercato del Napoli dopo l'arrivo di Berezinski e poi quello di Gollini. Era sembrato, parlo al passato perché adesso c'è stata una nuovissima, no? Un'ultimissima notizia, quella di Brecalo, che era sembrato potesse essere un obiettivo del Napoli, invece sembrerebbe ad un passo dalla Fiorentina, quindi staremo a vedere. Intanto abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Pronto, ci sei? Gennaro, buonasera, Umberto da Piazza Nazionale. Ecco qua, Umberto, ciao, buonasera Umberto, da un po' che non ci sentivamo. Mi senti Gennaro? Forte e chiaro. Umberto da Piazza Nazionale. Perfetto, sì. Allora Gennaro, anche io ti sento praticamente a scatti, quindi non riesco proprio a
interloquire praticamente. Facciamo in questo modo, parlo io, poi abbasso e mi rispondi. Allora, io secondo me questa è una partita da giocare con intelligenza, con la testa, nel senso che Napoli non può partire giocando per il pareggio, perché le due partite che ha provato a fare questo con Liverpool e Inter sappiamo come sono andate a finire. Per le caratteristiche che hanno i calciatori, il Napoli è condannato tra virgolette a fare sempre la partita a giocare. Però secondo me anche la testa si deve usare, nella misura in cui se tu non riesci a sbloccarla così come è successo all'andata, cioè a un quarto d'ora dalla fine con una prodezza di uno dei nostri solisti, puoi anche in un certo qual modo provare ad amministrare gli ultimi 10 minuti e portarti a casa il pareggio. Perché poi io ricordo, e magari dopo poi mi conforterai tu con le tue statistiche, che la Roma non ha perso nessuno scontro diretto con le prime. Ha vinto a Milano con l'Inter, ha pareggiato a Milano col Milan, ha pareggiato a Torino con la Juve, ha perso in casa col Napoli e se non sbaglio con l'Atalanta, ma con l'Atalanta fu una cosa paradossale, cioè una partita dominata, gol mangiati e acchiapparono un gol dopo un quarto d'ora 20 minuti e finì 1-0 per l'Atalanta. Sì, sì. Credo che abbia battuto anche la Lazio nel derby. È una squadra ostica, è una squadra che memore della partita dell'andata verrà a fare non uno ma due catenacci qua a Napoli. Quindi secondo me, come diceva Bobo, è una partita dove il pareggio non è da buttar via. Sono le prossime tre che lì chiaramente il pareggio non può stare bene al Napoli, con Spezia, Cremonese e Sassuolo. Certo. Però questa con la Roma, diciamo, è da giocare con intelligenza. Poi chiaro, se come tutti ci auguriamo i nostri solisti con il numero 9 e il numero 77 sono in serata di grazia, così come io spero anche dal lato destro, spero finalmente una gran partita di Politano piuttosto che di Lozano, allora ok, tutto a posto, cioè non ce n'è per nessuno. Però voglio dire, come diceva l'ultimo telespettatore, cioè il Napoli ha girato a 50 punti, quindi devi anche in un certo qual modo valutare bene le là sta la maturità, Gennaro, secondo me. Cioè non ti devi esporre, non ti devi buttare avanti con la benda sugli occhi cercando di vincere tutte le partite. Certo, ora sei nella posizione che alcune, se non riesci a sbloccarle, se non riesci a portarle a casa, puoi anche permetterti il lusso di portarti un punto. Ti ascolto per televisione, un abbraccio e buona serata. Grazie Umberto, sì, sono d'accordo con te e credo fosse anche il pensiero di Bobo, l'ho detto prima, nel caso non si riuscisse a sbloccare la gara un punto non sarebbe un dramma, dopo avremo delle gare successivamente più abbordabili alla portata, molto alla portata degli azzurri, per cui si potrebbe fare filotto, bottino pieno, ci saranno scontri diretti, subito il derby di Milano ad esempio nella prossima giornata, quando noi invece giocheremo con lo Spezia, una gara più abbordabile rispetto a quella contro i giallorossi, quindi sicuramente sì, sono d'accordo con te sul fatto che Napoli difficilmente giocherà dall'inizio pensando a un punto, per un semplice motivo: le gare che citavi tu, quella di Liverpool e quella del Meazza, erano entrambe gare in trasferta, quella di Liverpool ininfluente per le sorti del girone del Napoli, già aveva passato il turno, lo passò come prima. Quella del Meazza era al rientro, si ricominciava dopo una lunghissima sosta, quindi due situazioni anomale di questa stagione, per cui con la spinta dei 55.000 si giocherà in casa, insomma con la voglia che il Napoli ha e che i tifosi hanno di continuare sul percorso, insomma, iniziato a settembre scorso e proseguito poi nel corso di tutta la stagione fino ad ora, credo che ci sia poco spazio per le speculazioni. Napoli proverà a fare la gara, proverà a vincere, come dicevi tu Umberto, se Kvaratskhelia e Osimhen dovessero essere in giornata di grazia, soprattutto il georgiano, non credo il Napoli non riuscirà a battere la Roma. Vedremo poi, come dici tu, se si dovesse vedere, ma come fece il Napoli a Roma, non si lanciò lancia in resta cercando a tutti i costi di vincere, sfruttò l'occasione, insomma una delle occasioni che gli capitarono e portò a casa il bottino pieno. Staremo a vedere, intanto un'altra telefonata. Pronto? Pronto, chi sei? Ciao Gemma. Chi è Gemma? Sì, ti sento. Sì, però... Mi sente? Sì, ti sento, però non riesco a capire, non ho...
Sono Jenny, Jenny. Jenny, allora ho detto bene. Okay. Ciao Jenny, Jenny Silver, ciao. Niente, che dire, non vogliamo fare i soliti piagnoni, Io non ho paura della Roma intesa come squadra, però mi fa paura la designazione di Orsacciotto Orsato, non so tu cosa ne pensi. E ogni volta che c'è Orsato al Napoli, questo pare che se le studiano a tavolino le cose. Premetto che sto godendo ancora come un riccio per la vittoria contro i pisciaioli salernitani, che hanno fatto la partita della vita contro il Napoli. Le solite porcate che non stiamo a dire della tifoseria, che il campanilismo e ci odiano, queste squadre devono andare in Serie B. Godo ancora come un riccio per i 15 punti di penalizzazione a quelli là, ma non, ce ne saranno ancora delle altre, non sto più a dilungarmi, ma non capisco perché tra tutte queste testate giornalistiche del nord e queste trasmissioni del nord, cioè, non sento parlare un po' del Napoli che è il migliore attacco, miglior difesa del campionato, anzi quando le poche volte che ne sentite parlare hanno solo cercato di stabilizzare l'ambiente inventandosi il caso dell'acquisto all'Inter. Cercano di arrivare dove le squadre milanesi finora non sono riuscite, cioè dar fastidio a Napoli. Io credo che questa designazione di Orsato sia propedeutica a fare il regalo di compleanno dei 60 anni a Mourinho. No, dai, vediamo, non penso, dai. Però c'è un dato, ti racconto di un dato, dei numeri preso dalla voce giallorossa.it, le ultime 4 gare arbitrate da Orsato, in cui Orsato ha arbitrato la Roma le ha perse tutte, 4 sconfitte. Ma se vedono i Napoli, pure i precedenti non sono favoriti. Però ha vinto fammi completare, poi commenti, ogni qualvolta ha arbitrato Napoli-Roma, in 3 occasioni ha vinto sempre la Roma. 2 volte in trasferta e 1 volta in casa, questi sono i risultati, te li dico pure, eccoli qua. Vabbè, comunque nelle ultime, in 3 circostanze ha arbitrato Napoli-Roma, la sfida tra Napoli e Roma, ha vinto sempre. Eccola qua, Napoli-Roma 1-3 del 15 ottobre 2016, Roma-Napoli 1-0 del 25 aprile 2016, era il ritorno, e Roma-Napoli 2-0 del 18 ottobre 2013, però risale a 7 anni fa, insomma l'ultima... Sì, ma che vuoi da me, gennaio, io ho ancora davanti agli occhi quelle dichiarazioni quando lui disse alla Domenica Sportiva lì il fatto di Pjanic, ma questo quando se ne va in pensione? Per me già da quelle dichiarazioni là non puoi più arbitrare, sei poco palesemente poi poco credibile, e qui stiamo sempre profondo, nonostante ciò che stiamo vincendo uno scudetto, e scusami che mi permetto di dire questo, non abbiamo ancora un peso politico ad intervenire in Lega, a dire a chi snuri, a farsi sentire. Speriamo che l'anno prossimo, vincendo il campionato, il Napoli abbia più qualche peso politico. Vabbè, Jenny, però non ci sono i margini per poter rifiutare un arbitro designato. Lo so, ma vedo che fanno sempre gli esperimenti contro di lui, anche come la Coppa Italia con la signora che venne ad arbitrare, là che ce l'ha combinato di tutto e di più. Lasciamo stare che il Napoli ha preso un po' sotto gamba l'avversario, la Cremonese in Coppa Italia, però è stato un arbitraggio proprio... Sì, negativo. Non sto qui a lamentarmi degli arbitri, perché siamo più forti e siamo al primo posto, però io vedo sempre del marcio che vuoi da me, vedo sempre un qualcosa per provare a fermarci, come si dice. Vabbè, per ora non ha funzionato. Proveranno in tutti i modi a fare il possibile... Per fermarci, poi parlando di calcio giocato, e starò breve, sì, la Roma, tu come la non è una squadra molto anche aggressiva, e verranno con i vari lo stesso Mancini, perché mi preoccupa l'arbitraggio di Orsato, perché i vari Mancini, tutte tranne un calciatore, e mi sembra il nuovo Bonucci che protesta sempre. Sì, è un provocatore, provocatore. Esatto, questo secondo me si agevolerà con l'arbitraggio di quel signore lì. E poi la Roma, figurati, non mi fa nemmeno paura, perché ci mancherà pure Zaniolo, che ormai sarà ceduto, recupereranno Pellegrini, ma io non credo al pareggio Napoli se si gioca la partita. Ma sicuramente non ci sono problemi. Poi Spalletti sicuramente non vorrà sentir parlare di pareggio o altro, lascia stare, che poi se loro saranno più bravi di noi ad imporci il pareggio sul campo, ben venga, è sempre un avversario scomodo, vero? Certo. Attenzione solo alle palle alte della Roma, che nelle statistiche è una squadra che dà molto fastidio con le palle alte. Sì, questo certo. Volevo dire, speriamo che non sarà un abbritaggio scandaloso. E viva il calcio pulito, e speriamo che sia una bella partita. Sì, speriamo sia una bella partita. Non speriamo che tolgano altri 15 punti a quelli là, perché non è finita qui.
E ti ricordi quando ti dissi che stava per scoppiare il bubone? Siamo sì, solo sì. agli inizi. Hai ragione, avevi ragione. Ti saluto, forza. Ciao Jenny, grazie per il tuo contributo. Abbiamo ancora tempo per un'altra telefonata prima di passare ai saluti finali ed avviarci alla conclusione di questa lunga ed interessante puntata, spero interessante, me lo sono detto da solo, però abbiamo parlato di tattica, abbiamo avuto Alessandro, Delia, insomma è stata una puntata molto piena di contenuti. Intanto ecco, abbiamo un'altra telefonata, l'ultima, poi ci abbiamo ai saluti alla parte finale della trasmissione. Pronto? Carissimo Gennaro. Chi è? Gennaro, sono Amedeo da Napoli. Amedeo da Napoli. Ciao Amedeo. Ma sei rimasto da solo in studio? Sì, mi hanno abbandonato, un po' come il Napoli, sto da solo in testa. Sicuramente dobbiamo proseguire a stare sempre di più solitari in classifica. Indubbiamente sì. È una partita difficilissima, che il Napoli deve assolutamente fare un risultato positivo. Quindi devono dare il massimo per fare questo risultato positivo. Questo voglio dire, ragazzi devono essere catechizzati al massimo, devono Amedeo, ci sarà il pienone, ci sarà un entusiasmo enorme, sicuramente. So. Da questo punto di vista, però... non ho dubbi che il Napoli... Sì, volevo dirti questo, non vuol dire che il pienone si vince la partita, devono essere no, i nostri... No, parlo dell'entusiasmo, parlo del... Guardi, io ero in tribuna stampa Napoli-Juventus e ti assicuro sì. che... all'esterno prima della gara si percepiva un'energia tale che era impensabile che Napoli non potesse poi non fare la gara che fece contro la Juventus. Noi ce l'auguriamo che facciano ancora meglio, perché speriamo. Ci vuole il ritmo, come ha detto pure la buona Delia, certo. Bisogna dare un ritmo elevato in modo che gli avversari non possano prendere le contromisure, bisogna tirare anche da fuori aria quando questi calciatori avversari si metteranno sicuramente davanti alla porta, certo. Perché la Roma predilige giocare di rimessa. Gioca di rimessa e riesce a giocare bene, quindi io prevedo che giocherà di rimessa la Roma e noi attaccheremo, questo prevedo molto probabile. E naturalmente non dobbiamo distrarci, i calciatori devono stare in forma e pensare a giocare a pallone, poi dopo la partita possiamo il fare quello che vogliamo da sé. Poi dopo sì. Che dici? Il resto poi verrà da sé, se succede il tutto quello che dici sé. Viene da sé sì, un risultato positivo, nel senso che non bisogna perdere, punto e basta. Ti saluto con grandissima forza, Napoli vinci sempre, viva Telegrip Italia. Ciao, grazie ancora. Grazie a Amedeo per il suo entusiasmo e per il saluto finale. Siamo ai titoli di coda di questa puntata di oggi. Napoli sfida Capitale, ci siamo già proiettati verso la sfida di domenica. Domani ci sarà un'altra puntata di Club Napoli e verosimilmente il direttore Francesco Molaro andrà ad affrontare parte dei temi che abbiamo affrontato oggi, altri sicuramente ne subentreranno domani e insomma ci sarà l'ennesima grande attesa per una sfida che si prevede grande, ci auguriamo insomma sia poi tale che il campo dirà che Napoli e Roma daranno vita ad una battaglia, ad una gara importante, ad una gara piacevole dove al centro ci sia il calcio, ci auguriamo, non recriminazioni, proteste, provocazioni, eccetera. Staremo a vedere, voglio ringraziare insomma chi è stato con noi oggi, Paolo Serra che è stato con me in conduzione, Delia Paciello come prima ospite ad intervenire in collegamento video, Alessandro Sacco, nostro secondo ospite di giornata, a tutti voi che ci avete telefonato e avete interagito con noi, anche a chi avrebbe voluto e non è riuscito a prendere la linea o perché siamo in conclusione. Ringrazio Davide Tramontano e Renato che si sono alternati in cabina di regia, spero e credo di non aver dimenticato nessuno, ringrazio tutti voi, forza Napoli sempre e appuntamento con Club Napoli On News a domani, ciao.